Signore e signori, buonasera. Benvenuti a coloro che per la prima volta si apprestano a vedere il nostro spettacolo. Bentrovati a tutti quelli che da anni seguono la nostra performance teatrale. A tutti voi va il nostro ringraziamento. La commedia che tra poco andrà in scena tratta un argomento che ancora oggi è una vera spina nel fianco della nostra società, la prostituzione. La scelta di questo tema non è casuale, ma fortemente voluto, per mettere a nudo una realtà fatta di discriminazioni, brutture sociali, emarginazione e, perché no, di violenza verso chi non ha saputo o potuto dare alla propria vita un indirizzo conforme al vivere corretto, costretto a scelte che nel 99% dei casi sono imposte da coloro che si arrogano il diritto di disporre della vita altrui. Stasera si parlerà di una donna, una prostituta, che vive il dramma della sua situazione, costretta a fare i conti con una realtà che l'ha privata anche della dignità di pensiero, il quale ogni piccolo momento della sua vita l'ha indirizzata e diretta verso l'abisso dei sentimenti. Ma quando tutto sembra giunto ai limiti della tragedia, a volte ci può essere uno spiraglio che ti riapre la porta della vita. Pensateci, perché Gesù salvò dal linciaggio Maria Maddalena? Signore e signori, è ora di assistere a questo spaccato comicità di pura e senso di umanità. Buon divertimento con Dicep Sabel. Bellissimo, straordinario. Sì. Oh, sì, bello. No. Bello, bello, bello. Ci sono delle donne straordinarie, ma proprio straordinarie come la mia Mary. Ma io, ma voi che mi dite a fare qua? Che sei venuto a fare tu? Uè, bello, bello. Io sono Don Felice Cicerchi. Ah, avete capito o no? Ah, ma capito. C'è permesso? Arrivato. Buonasera. Buonasera. Don Felice. Buonasera. I miei rispetti. Solo tu ci mancava qua. Grazie. Solo tu ci mancava. Papaolina, buonasera. Stasera mi senti in voi? Sono uno strano animale. Mariuccia, sei il mio dolcetto preferito. Santo Onore. Marron glacé. Mariuccia pelosa. Du, tafafà. Ma non si spiega. No, vicini, allora, ma chi mo mi piglia un numero? Ma guarda un po', che supportai, ma guarda. Chi è l'ultimo? Chi è l'ultimo? Vuoi tu manna questo? Compa, bello. Qua carta canta. Tu, che numero di? Prima di tutto, io tengo un numero 6. E poi, io tengo prima di te. Quindi, aspetto lo turno tu. Faccio questo quando c'è da spiegare. Ce vuoi sapere chi è il primo o no? Ma avete da pagare questo? Ma tu guarda. Ce lo faccio giù. Tu, compa, come che ti do il numero a me ne do? Allora, pure, è per me. E l'altro, il tuo compagno mica ci dà a cattare le sigarette. Ma che me ne frega? Perché così, quando finisci, se non ci fumo una sigaretta, c'è mo. E a pure, che cazzo te la frega a te, ne capito? Sì, guarda di. Sacci. Allora, tu mo, sinta a me, compa, senza pigliarlo tanto, lolo. Qua chi prima ve? Primi ci cavati. E siccome sono arrivati primi
E lo compagno tu, che hai già che te sigarette non ancora vedi, mo aspetta a me. Ma si capite? Ha capito? Oh, e finimola subito sta storia, voglio, hai capito o no? Voglio, voi avete calmato, perché qua c'è sta carne per tutti. Basta che stiate calmo però. E non va agitata per niente, per niente. Allora, sin da me, io sono venuto qua per passare una serata alla grande. Perciò, mo, pigli sul numero qua, un yacht, e trasci dopo da me. Poi, quando avevo compagno mio, ci arrangi. Mo, frego, compagno tu. Ma dai tu un numero 8. E un compagno dopo gli pigli un numero. Numero 8, signore. Ma dai tu un numero 8. E tu tardi ma che volta a volta, chissà dopo come mi sentì, quando esce da dentro lì. Tu mi hai detto un numero 8, so sicuro che esci tutta cotta, son venuta perché mi sbraccia, gli stasera mi regria, e faccio un sonno, tanto tanto bello, mi carezzava la pelle, so sativa in zona. Stevano tanta coperta regamente, stevano spalle strette, e diceva così, dall'amo, dall'amo, dall'amo. Tu mi hai detto il numero 8, e sto sicuro che ci tutte cotte, son venuta perché mi sbraccia, gli stasera mi regria. Bravo, 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 sempre pure canto. Secondo buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Stanca prima. Tu. Tieni che. Mary. Sei qua. Chi hai è il primo? Io sono il primo. Sono primi. E per piacere, tu che stai vicino alla porta, zitta, calma, chiudi la porta perché io saluta al dolce mio caro Don Felice. Mary. Fully. Don Felice. Me, allora. Allora io mi vai primi. Calmati. Io ti ho detto chiudi da porta perché stasera non mi sento buono, intanto posso fare via. Basta. Chiudi. Perciò chiudi che quando andrei ne c'è un più. Ricevo solo a voi. Spicciate. Così, intanto chiudo prima. Allora spicciate perché non tengo tempo da perdere. Vabbè, ma poi è tua. Che me la fa? Faccio la porta. Ma che fa? Sono un magnifico. Chiudi la porta in base. Aspetta, calma. No, tanto. Che va trovare? Vedi che a me la signora Mariuccia mi ha detto poc'anzi, ha detto vedi che hai stanca strac, non me la sento e quindi te ne so lì, compagno. Hai scefuro. No, non è possibile, non è possibile, te prego, fammi taci, meno che mi sono cantato pure le sigarette, perché dopo che una volta ce l'ho. Ci fa una sigaretta? Ti sento in braccio a Dio. Oh, madonna, e come fammi ce la dici che io non mi sento buono? Tu te ne hai perché io già stasera vedo come fa per soddisfare a questi qua che stanno qua. E me ne che mi sono cattato pure i sigaretti. Mo vattin e ci vediamo a roppimana. Per favore, mi sono cattato pure i sigaretti, fammi te ne vanno! Allora usa che fa? Fumi tua sigaretta e chiudi tu maschietto. Frega da funzini, dai la dritta che mi subito da questa via. Mo la bestia la fa magna quando è crasera. No, non è possibile. E come fa? Come fa? Me, favore di carità, fa un'opera di carità, ti prego non usare. Ma questo c'è? Lusinde che già canta. Già canta. Che canta? Che canta? Senti a me, senti a me, senti a me. Già canta sta in cucina, già canta sta in cucina. E l'ultimo qui, 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 e l'ultimo qui. Guardi te sta naialina, e la naialina co, e lo cucina via, e lo cucina via, e lo cucina via,
ce sta nu ial. Guardin de ce sta nu ial. El nu ial gara tata la ial ina capaca. El nu cucino pi, el nu cucino pi, el nu cucino pi, el nu cucino pi. La gabbia sto valanaccia. La gabbia sto valanaccia. Valanaccia glu glu la ial ina grata sta nu ial ina capaca. El nu cucino pi, el nu cucino pi, el nu cucino pi, el nu cucino pi, el nu cucino pi. Da gabbia ci sta nu gana. La gabbia ci sta nu gana. E ci gana papà. La gabbia ci sta nu dore, la gabbia ci sta nu dore, lu dore mu, e lu che ne va, la yalina croc, lu vala na ciu flu, e lu yale coco coc, e lu cucino mi, e lu cucino mi, e lu cucino mi. La gabbia ci sta o puni, la gabbia ci sta o puni, e lu puni ti tutto tu, e lu che ne ca fa pa, e lu che ne bu, e lu che ne la ciu flu, e lu che ne va, e lu vala na ciu flu, e la yalina croc, e lu cucino mi, e lu cucino mi. Guardinda sta na cestugna, la cestugna è lo puniglio azzurro, ora munga ne fa, uomo na ceglu, la gallina fa qua, lo cucina pi, lo cucina pi, lo cucina pi. Guardinda sta lo serpente, guardinda sta lo serpente, lo serpente, e la cestugna be. L'utore Lucano Val Valeracce Glu Laial Luial Krakoko E Laial in Pap 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 Valiu E lo cucino pi 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 E lo cucino pi. Perciò, vedi come stiamo in grafete. Però vedi qua su. Ma cava fosse vescimanute. No. No. Ma quando un serpente ballanaccia te ora cava un dritto. E qui. Spiccita. Spiccita. O coniglio. Spiccita. Giugiolone, giugiolo. Giugiolone, ma vedene poco, vedene poco, me spicciamoci piuttosto un primo tracesso, me. Cacciamo a vita voluta. Yeah, Don Valin. Vanno troppo spesso. Scusami. Fai, fai. Fai. Fisca la mena buona. Fai. Ma comunque prima so io, avvicino la fossi leone, che ti faccio un caffè. Non vorrei scegliere più. Stato un felice qua. Tante zitta, hai sta prima. Don Valin, chi so, tracito, quindi Don Valin ci ha detto no. I me trattenei, certo. Figura di carre tratica te. Ho trasso, vieni qua. Comunque, se non mi ha cacciato vuol dire che stasera pure io. Ma state zitta e meno tu, fossette, state zitta. Chiadrone! E chi ha vinto mago? Giaffaro! Ma vede che fregatura stasera, Giaffaro. Ma vedi che fregatura stasera? Pure dito, questo pure vuoi posto me. Mi è buscata una fregatura, ma quando è craga vai a che un farmacista. No, ma che è successo? Don Flea, sapete. Ieri sono era a cattà, in medicina a moglie. Ah. E parlato con un farmacista. E sente che siamo compagni da una vita. Ah, Una parola tira là, e dite che io amo in questa via qua. Ma ho detto, anni che me che ti tengo una pinnola azzurra. Ah, ha detto pigli di questo, che questo fa sentito fa ingrafare come un buffo. Ah, sì, non era buffo. Ha detto però, la pigliamo mezz'ora prima, io me la pigliate mezz'ora prima. Ecco. E questi sono i frutti. Ne ha fatto a tempo manca a rapirmi la fracchetta. Ma già gli avevo frutto tutte le cose. Ma quando è craga vai a caro farmacista? Con base, secondo me, arriva sbagliato, quindi ti arriva dei zigoletti. Ma non credo, perché stava troppo nervoso. Stava troppo nervoso. Comunque, Don Flea, io non me ne vado. Non lo sarete frutti, che ammazza. Arrivederci. Buonasera, ciao. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Come andate? Buongiorno. 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 Ui, sta pure una manella qua. Buonasera. Desgrazie. Che succede? Desgrazie.
Quadrami tutti i seri. Ah, amore. Vado a fare i 3-7, quadrami tutti i seri. Tutti quattro, e sti quattro depravati che stanno qua. Delinquente. Vedi, vedi. Tu gli vuoi sapere tua figlia che la dici? Tu e sti tre depravati. Vedi che padre è un figlio nostro. Madonna, vedi allora. O posso stare chi siete sopra la montagnella, che facete qua? Io lo sapevo che fanno qua. Che fanno qua? Ehi, signor Gamma. Assata! Se tu credi che hanno qua. Dove ti spiego? No, questo mi è venuto a Guaglianello. Sette là. Protegge. Sette là. No, cognò, paternità, fraternità, sorellità, tutti i documenti, cacciate pure. Vieni, veloce, vieni. Lo faccio vedere io, poi lo faccio vedere. Ma qui tu da? Tu giusti io qui. Questo qua. Uè, scodorata schifosa. Schifo porcio, porcio. E si inzipete. Ma va a casa, come andà? Buonasera. La signora deve sapere che qua è una casata per bene. È una casata piena di corona. Che so tutti sti burdelli qua? Ma fossimo sbagliati a casa. E penso. Ma signor, i panni sporchi, i cavazzetti, le mutandine, la vita la vale che se vostra. Mi sono spiegato, me, finitola, Don Felipe, finitola, per favore, mo qua, vediamo un po'. No! Maduardo! Chi sono che ci fai? Metti qua. Maduardo, scusate, Don Felipe, se siamo... Assettate qua. Don Felipe, scusate, se siamo da cucina... Chi sono che ci fai? Vieni qua! No! State calma! Maresciale, capitano, signora, lei vuole una bandiera? Come andà? Arrestate sta signora! Ma la vuoi smettere? Calma! Oh, capì che qua stai in mezzo. Ehi, tutto sto bordello qua? Ma te è questa qua che fa? Ma sa che vuoi questa qua? Questa ne fai da ora. Che faccio qua? Fetore! Tu ti volo la faccia e dici che faccio qua? Come? Che gesto un burdello? Che gesto? Ruina famiglia, sei tu! Guarda la poca cosa! Zocca la scrofa! Arrestato! Caete spedalinetta a scacchia! Maresciallo! Niente, sono a questa pavola! Ma tu vedi nella casa a me stasera che burdello che fa? Eppure a sti tre avrai, qui si qua. Canzoncita buona ecclesia vostra, la vostra sta sopra i montagnelli. Dica voi, che mi da fa qua la pratica, no? Lo fanno fare solo la teoria. L'esercizio. Lo lascio messo a carezzare da quella scrofa. Ma guarda per me. Uè, vuole buona, vuole buona. Mary. Tu che sei venuto in la chiesa a me. Da zardana. Esci fuori da qua. Esce fuori! Ma tu vuoi... Colonna arrestata questa cosa! Tu vuoi dire poco come... Guardate, comandante! Guardate, brava! Salvanna Don Felice, perché no. Don Felice è una persona seria. Sì. E se ci trovo qua, ci sarà un motivo serio. Chiaramente. Don Felice, che voi siete venuti a fare? La barba qua? No! No! Ehi! Signor, io mi sono venuto a fare un pedicure. Un pedicure, beh. Te li calla e... Tu vedi come parli, non parlando sempre tu. Io parlo. E apro qua, in galera, in Giovanni Giù. Nesti quattro depravati negli, usa perché? Perché? Lì vedi dentro la flaca sa me. Allora, comandante... Faccio vedere un comandante. Mario, ti faccio vedere. Sta tutte cose fatte con la legge, Don Blesio. Ti faccio vedere. Stanno tutti i ricevuti. Tutti i ricevuti. I tassi, sì. I tassi. Ogni cliente ci piglia la ricevuta e ce ne va la chiesa a cui ci scarichi i tassi. Ma non è che possiamo sbagliare, possiamo andare dal dentista. Ma questi dentisti stanno i ricevuti.
Quale dentista? Ma Mario, ma che sta dicendo? È una parola che gli angeli ci venne attraccata a me. Mariuccio, ti va a trovare un dentista. L'anno prossimo ci chiamavo a destra. Come? Ci abboniamo. Silenzio. Tu che stai a fare? La mamma ti vuole dire. Ma signore! Io sapevo che la sigaretta mi aveva in croce. State zitto tu, qual è la sigaretta? Ma che male. Come andrà, bravo? Come andrà? Sconquassa casetta. Tu da quando sei venuto qua? Dalla brucina non ci capisci neanche più. Ma come ti permetti? Schifosa, mangia appena tra di me. Ma come ti permetti? E sconquassa casetta. No, ma no. No, mo calmatene poca. Se no mo ti pigliate scacchia la bocca. Tu, tu tutte cose mi puoi dire a me. Ma sconquassa casetta no. 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 Ui, come perché all'uomini gli inni sono meglio da chiamare. No, mai, mai. Sono loro che venne a catame. E lui, ricomanda, a peccicarci in bacia sti carne. Eh? E apo. Apo che? Gli sono mangia appena tra le mani. Sì, ma me, tu si mangia appena tra le mani. Voleva tanto mangiare come mangi tu che marito. Onestamente. E allora? Che non lavoro per bene. Ma non me l'hanno mai permesso. Allungato. Ha capito? Allungato. Che ne sa tu la vita amica? Parlavi qua dentro ste sfrine come una moglie. Che cazzo me lo frega a me? Io vuoi sapere tu che fosse fatto. Sa 15 anni. Ti trovavo in mezzo a una via. Che un marito disgraziato che mi ha lasciato con un figlio di 2 anni che non ne hai visto più. Io vuoi sapere tu che fosse fatto tu che mi vieni malangato fino a te la casa a me. E com'è? Non è che avevo tante alternative, però. Volevo stare tanto al posto mio. Dicicelo. Perché non mi poteva capitare nome garbete, eh? Che mi aveva il piacere di essere chiamata femmina. Signora. No? Ah, uè, andiamo poco qua, andiamo poco qua. Andiamo qua o posso te parlare? Eh? Perché tu una qua curiosa. Molte fa, per le disegne di ferite sopra. C'è donna che c'è là spiega quando è profonda d'odio che ti dà qui d'oggi tu ma in soffre di te che ne sa ma ti vediamo come uomo fosse voleva amore ma alla fine e tutto solo pena, voleva amore, ma la fine in trimenta, voleva amore pensate finalmente le tue, voleva amore, ma la fine e tutto solo brusato. Ah, e questo mi fa un po' che sapere. Ah, grida, non so tu ci sti storie che mo te racconta gli, ma che plini già fa. Non te ne frega, non mi rispugna, ma qual l'amore mu trua a qui ne gianna, ma l'amore ci ne muta. Ma facendo a scroma per campa vicino a me ma crede pure stile stede per massa e quante grida che è venuta una da volta da figlia. Ehi, allora venire, metti qua, allora venire. E qui, domandami qua, vai galanare. Basta, yeah. Fine di qua che siamo io. Comandante! Ma che lo passi da fare? Comandante! Comandante, poi non volete, dimmi tu. Non va agitate! Come non va agitate? Qui ci vuole fu! Facitevi, qui ti so giù! Come fa? No, ma com'è? Quanti amo giù non abbiamo fatto di peggio! Insomma! Bene, chiuderò, oggi dopo ci pensi che signore! Chiuderò! Sì! Ci pensi tu?
Facciti lì. Ma cascetta sempre al solito posto. Sempre al solito posto. E vabbè. Scusa. Ma è possibile una cosa del genere? Chiudite l'occhio, chiudite l'occhio. Ci penso io. Ci pensate voi? Sì, no. L'amo a ragioni, l'amo a ragioni. Allora, sentite un po' tutte e tre. Soprattutto tu, che vuole a me. Sì, ma a me. Dimmi a me. Allora, questa volta lo perdono. Grazie. Grazie. Dietene vinne. Ma non mettete giù per dodì! No! Se no, no mi no. Fermo e porto in galera tutte e tre! No. Yeah. Camera, yeah. No. Via! Grazie! Ehi, poi quando puoi fumare la sigaretta! La sigaretta te la faccio fumare, camera! Yeah. Via! Yeah, ma! Oh! Ehi! Yeah, ma... ti adoro! Ma tu vedi che freddo qua stasera, manca una lira guadagnata! Tu mo va mattina la chiesa! Che hai che mugger te parlai! Tu mo te ne puoi! Se mi permette, che mamma che vuoi? Cioè, questo costa. Se mi permette, che cosa? Cioè, come ieri di ordine ISO. Io da questo momento in poi sono libera. Faccio quello che voglio. Come li fa compagnia a me? Anzi, sai che ti dici? Ti faccio proprio concorrenza. Va boh. E tu da domani te ne vai in Germania. Fedo. Libre in Germania. Bello, me che sta dicendo, signore? Ah, questa qua mi stuzzica, da quando sono venuto. Fedo, tu te l'hai. E io me ne vai, però... Ma tu te ne apriamo, che sono stanziato poco qua? Muro, te l'hai. Testa qua, non me ne va. Buonasera. Non mi spiane più un bacio. Yeah. Don Blin. Vieni qua. Tu mai ti amo parlare. Sì. Ma se mai parlare, qua dentro. C'è chi cancro mi vede, che te dice? Che usciamo fuori, sentene poco a me. Ma che tu ci vedi poco a quello quando la moglie sta facendo che Don Blin c'è pure la scrofzo io. Me, Don Blin, io, fanno a predicare da per quello, si indaisce fuori, mettete sotto braccio, mettete ancora a cuore, bracciate. Ma allora, sapete a parlare, Don Blin, con signori, mo? Faccio un po' di compagnia a Mariuccia, nel caso, capite, nella... da cosa nasce cosa... Sì, comandare, sì. Andate per... Me mi piace la compagnia. Ma capito un generale? Come capito? Ma siete tutti della maniera. Tutti sopra testi. Generale. Voi mi facete schifo. Il maresciallo. Sì. Per me generale. Voi mi facete schifo. Allungare, per piacere. Tu no, Don Blin, eh? No, Don Blin, tu no. Grazie. Che Don Blin sia una persona seria. Grazie. Tu sei di nata pasta. Sì, di nata pasta. Sta fatta di pasta a tubetto, questo. E tu te ne canucci poco di tuba. E tubetto. Ha fatto tubetto. USB, sai, da magnetta, che me lo scappa anche, e basta. Ah, esce per la casa. Ma dovetevi. Calmatevi. Ci ha messo di bigodini in gabbia, però, o meduso, o serpaglio. Sì, da grazie, ma alzate, non c'è mai chiunque. Ah, come ti chiami tu? Io come mi chiamo? Tu non sei scordato come mi chiami? Io mi chiamo Fedor. Ah, Fedor. Ah, sì. Che cosa? Ah, sì, Fedora. Tu, Mary. Mi sento pure io. Sì. Quando sentiamo, ci cammina, fa? Yeah. Proprio perché mi dici tu, Don Blin. Sento da vicino a me. Te fai avanzare io che una seggiata in capa. Sento da vicino a me. Yeah? Oh, che c'ha mai dici? No. Allora, io mi dicevo. Come andare? Buonasera, Don Blin, tutto a posto. Potete andare. Potete andare, potete rompere le righe, perché dopo ci avete i miei. Basta che mi rompo qualche adagio. Sempre... Sì, sempre da là. Allora. Non vi preoccupate, dopo ci vediamo. Don Felice, buonasera. 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 Signora. Sempre a disposizione, comandante. Buonasera, arrivederci. Arrivederci. Don Felice, io voglio sapere che ti dà dici. Signora Fedora. Don Felice, scusate se ti metti... Fedor, come Dio te. Ah, come donna l'est. Da dove? Come Dorina. Dorina. Ah, fetora. Io non è che voi fa un saputello. Ma per niente proprio. Però, voi mi avete permesso di dirvi una cosa. Voi,
con me i panni sporchi. Avete lavato la chiesa vostra? Lo so, io lo avevo tutti i giorni. Con mare freddura. Voi avete sapere che a certe fatte una vanno buona di a la chiazza. Qua, con Mara Fetora, è casa per bene, è casata chiena di corona. Tanto di corona. Non potevamo fasciar come Zacquer. Ha capito o no? Non ci mettono le cose a mezzo la chiazza. E chi è? Come fasciar a mezzo la chiazza? Sopra la bocca di bocca. Ma avete capito, cosa? Signora Fetora? Che cosa è? Che è facile a parlare qua. È facile. Come faccio? Qua. Certe cose. Sono i duc chi mena. Fanno me. E tutto perché? Che manica da questa scrofa. Ehi! Ma dite zitta apposta. Scusa. Non le spesacque. Questo si chiama Mariuccia. Questa qua, Mariuccia, ma guarda, già mi ha fatto venire un tremolizzo a me. Un paese, non capisci niente più. E com'è? Va parlando solo su. Ma però, con Mara Fetora, io mi faccio la botte da Mariucci. Mica li chiama Mariucci, li masco. Abba pazienza. Sono loro che stanno in caccetta e venne tutti i giorni. E questo che da fa? Ho capito, ma si essa scrive si loca. I cristiani devo andare a affettare tua che. Che scrive si loca. Si loca. E che chi è? Ad affettare a casa a me non si loca si entra. Scusa. A capete? Abbo, come gambai? Che cazzo me ne frega a me come gambai tu? Come che te ne frega a te? Beh, sono modo di dire. Sapete tu che parla tanto che ne sa tutta la vita a me. Ma non vuoi mangiare? E come mi trovo a fare sta vita? È facile a parlare, è facile. Ma quando la vita te me ne ha caputa sotto sopra, allora vede che pesce piglia. Ha capito o no? Voglio, gli non sostete una creatura come voi. Non capisci per me. Sostenete una creatura con un padre disgraziato, ma non è gli diceva perché sono morto quando sono bene, qualche volta già cruel, ma in me sono mai caletto, e non dite per cagnarmi, né servute né pastelle. Questa storia da famiglia già diceva a quell'età, e chi ha pieve tutto più, chi ti aggiunge forse sta, e da virta prima sera, senza vederne coprire, e coprire cada capo, tanta storia. L'opera soccaggiato, prima parlano d'amore, tutte lasciano, si sono l'opera di cagnano, e ne durma notte e giorni, sa perché. L'ombra t'accide e te lascia a me sorridere e sa perché. Che ne sa tu, che ne sa tu. Tutti gli uomini danno qui chi ti aggiungeva tanto a stizzi, chi se c'è ma ne ne colla, e gli stava zitto e lui, e te trova qui ne giata, che non figlia da spamaia, e che poteva fare
la puttana per campare, l'opera so questi qua, si da me cale passetta de burassi, e mi stendo qua, non c'è avanza, ma te giuro, io la scroca, non la vuoi fare. Ha capito? Ha capito? Ha capito, comare affettuoso. I problemi dove stanno? E quanti ce ne stanno? Quello, io per questo tu vuoi fare un qua, perché tu vuoi far capire tutti i problemi. Dicci, Don Bledic. Che quello non è tutto ora quello che luccica. Boh, Don Bledic, devi fregare, adesso voglio aborrire la scroma. Scusa. Tu boh, fammi spiegare più. Tu boh, come la pensi? Ma tu sei venuto tanto imbovato qua. Che cosa? Ti ripeto, questa è casa per me. È casa patuta. Ho capito però. Don Bledic, ma io non ne capito una cosa. Sì. Perché tu hai fatto la picchietta tanto a cuore? Ma che fosse il suo pappone questo qua? Vedi che hai tessendo. Ah, ma se tu, io mi dico, stavo là. Io non sono il pappone. Ah, non... No. Ma è solo perché da quando hai messo piede dentro sta casetta per bene, piena di corone. Si freghete. E mi viene da parlare. Ah, io da parlare. E io capì che non è malamente Mariuccia. Ha fatto, fa sto mestiere, perché è costretta. Allora io mi sono, come dire, un cuore c'è l'arietta. Don Bledic, a me di questa qua non mi frega proprio niente. Una tavola. Vabbè. Una tavola. Yes, qua a marito, non te fanno più. A marito, ma la lascia aperta. Vabbè, signore, si te scapo. Può fare quel di capo. Vabbè, che vuol dire? Che vuol dire? Ma maritmate a me. Te non figlia la chiesa e te bisogno di carne strana. Ah no? Ma sì. Quella carne strana è carne strana. Uè, mo te le dice proprio a cerretto. Ma dice a cerretto. Marita te ne è buono più. Ha capito, quindi quando me ne va qua che me ne ha fatto meglio. Ma tu che dici? Ma ero soltanto. E buone più mare, qui ti stavo visto sopra una dei, Don Bledic, un bozzo struculava che. Perché? Venne tutto d'ortico, come mi cucculei, mi ugava la gonna, l'occhio ci fanno come ce ne fu. Madonna. Ma che cave scarico qua? Lo lascio sparare. Che fa lo sta fitto, lascio lo sparare. Non arrivi e se ne buono. Vuol dire che sei tu che non lo attizzi. So io che non lo attizzo. Ci vede che lo fai proprio schifo. Signora così Petone. Che io lo faccio schifo. E allora se lo faccio tanto schifo, perché è qua? E allora facciamo una cosa. Mo se vuoi a chiama, lo porto qua, ti faccio ingrappare. E vanno a chiama e fammi ingrappare. Portamelo qua, portamelo qua, a giugiolone di tuo marito. Ma io mi faccio fronte che te Ma e dopo vedi? Che sciore che ti ha sì, facciamo un sciore sto sciore. Mo tu lo porti qua. E vediamo che hanno sciore sto sciore di marito. Mo tu lo porti qua e mora Sanzone che tutti i forestieri. No, i filisteri. I forestieri. Sempre forestieri sono. Oh madonna, Don Bledic, come c'è da fare con questa qua? Come c'è da fare? Ma vedi un po', ma qui di caccia non facendo mai più, io non la fa mai più che tu da qua. Ma insomma, come c'è da fare? Io non lo so. Senta, Don Bledic, però sono cose che non ci dicono, dai. No, tu hai voluto trattene questo. Tu hai voluto trattenere qua e a me parlato. E apo, Don Bledic, sti femmine qua, che fanno tante le serie e le garbette, loro hanno capito
che l'uomo mi capisce. No, quindi è proprio per niente. Quindi che tenna annanza. Fuffolo sotto a favore. Sì, 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 sì. No, è così, è così. E dopo vanno a trovare una buccia di cutravecchi. Sì. Mm? Ma quando la fanita mette da me sa sti buccia tu? Ye. Quando la fanita? Ma perché non ti decidi a lasciare sto mestiere? Cagna vita! Ah, sì. E chi mi ha dato a mangiare? Tu? È facile a parlare. Mario, ma che no? Se ci potesse fare, ci facesse. E fosse pronto. Ma sono dovuto. Se ci potesse fare. E date voce! E se ci potesse fare, mangia poco fa. Mariuccia, Mariuccia, ma secondo te, i perché venga tutti li santa sera qua, tutti li giorni qua, per lo piacere di vederti che tu stai alla mercé di tanti uomini? No, Mariuccia, perché io ogni sera, ma aspetta che tu dici, qualche cosa. Come dice Don Folè, io la voglio fare finita questo mestiere. Basta. Io voglio nome a garbetto, nome pusete, come va bene. E capo sta con me. E dove sta Don Folè? A dove sta sto che dici tu, Don Folè? A trovarlo. A trovarlo, Don Folè. La truette! Basta che ti spia attorno. No! Ui, lo ti annanza a te. Madonna mia. Lo ti annanza a te. Don Folè, senti. Gli ti vuoi bene. E ti vuoi bene assai e tu lo sai. Però, io ruinerò già la vita a me. Mi dispiace, ma io non posso rovinare per la tua. Io ti voglio troppo bene, Don Folè. Cioè, ma tu ti immagini, io e te, che ci mettiamo a punita, e camminiamo nella brucina, sotto e sopra. I cristiani che hanno i dicendo, vedi chi passa no? Ui, Don Folè, un grno. Ave, Mariuccia, la scrofa, eh? Ave, come ce la porta in gambena. E gli, e permette questa a te, Don Folè. No, non ti dite che ruinate la vita a me, ma la vita tu. Mariuccia. No. Ma lo vuoi capire? Che a me, di quello che ha fatto fino a mo, non me ne frega niente. E di quello che dice i cristiani? Un passetto a me non mi interessa. E che mi fa? Che colpa loro? C'hanno felicità io e te. No, Mariuccia. Io ti voglio bene. Pure io. Io sono tutto il tempo che sta, Mariuccia. Pure io ti voglio bene. Tu ti lamenti solo con me. A sta solo con me. No, 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 non posso stare. Solo che me, no, non posso stare. Eccoci qua, Teodoro. Madonna, ma ce ne venne da voto questo qua, tinte, come c'è da fare? Oh, signora Fetora. Teodoro, vieni qua. A portare alla broma. Vieni qua. Sranci. Teodoro, vieni qua. Chi è un Gaccionelli? Vieni qua. Oh, ha portato alla buona qua. Va. Ingrappala quella là. Vi dai isso. Ma che so sti musei, io mi cinno la chiesa. Io mi cinno la chiesa, che so sti musei. Oh, oh. Marito, ti avrà ragione. Ma che sono venuto a fare qua? Io ti varreterà. Don Folè, se sono fiore, ma ti fiorirà. Io volessi sapere a te. Se ti dicessero che anzi buoni più, tu come lo prenderesti? No, io lo do. A base come fare?
Comunque, bastano questi chiacchiere morti, eh? Beh, pur ti do la casa a questi, eh? Ehi. Ehi, Fioccodò. Allora, chiacchiere morti, tanto per via, udici e non tu. Mm? Per piacere, Teodò, di a moglie la verità. Di la verità. Di a moglie te perché vicca da me tutte le sere. Dicci ciò. No, ciò la dice allora, perché sti fanno c'è una carica. Non mi bia. E da una vanna, abiti da una vanna. Dall'inizio. Abiti da capo, abiti da capo. E mo bia dall'inizio. E mo bia dall'inizio. Singolo, assente, ne singolo. E singolo pure. Singolo, apparente. Che cazzo ha detto? Sento che c'era da un po' lì. Questi è un destino che mi ha portato qua. Tu basta estate in vema, non sapevi più che fa, e mi diede la via, e me ne soffiuta via dall'occhio e dall'inverno, da te. Io me so i senza buoni più, e senza capesci da amarte di più. Brutto sto destino, quando fa capire, c'è fichi tieni, tieni, la fam bamba lì, e pinza qui d'amore, vuole da me la via, ma fa mele. Mi dispiace per te, che io mi so io se un bozzo sta giù, braccetta che te e ancora di più. Mi so trovato qua per vedere che ci poteva fare e sta vicina a te, parlava sola, dicendo tra me e me, andava sa, stufata andava sa, lavora ancora e fa. Si converte amore. Con amore mio, se son venuto qua, leva faia, ma c'è boa giusta, se sinto sti parole, e forse pu capi che le fatte per sta cosa che te. Io me so io, se un bozzo sta chiù, che te e impanente più in te vuoi per d'amore, ma tu vai a me e me fa sta più vicino a te, ma spuno steva per fartelo sapere. Capisco, mi è vergogna più, mi è vergogna più. Allora, poi ci stanno i fa. Ecco perché mi trovo qua. Cara Fedora, ha capito come stanno i fatti mono? Come ne capite? Ma perché è venuto qua? Coro da ferro, si perché tu è venuto qua? Potevo parlare con me? Sì, io dite una frega del bucino quando sto volevo, quindi non ci sapono l'anno. Mosè, ci siamo incontrati con Mosè. Che Mosè? Tanto tempo ma fa. Ma tu a me ma aveva detto. A questo punto però, lo sapete che vi dice? No. E
meglio una scrofa che una mantenuta. Meglio una scrofa. No, è meglio una scrofa. Ancora. Ancora. Ancora che sto fatto. I te dite che qui che me non ha mai fatto niente. Qui te me ne va qua dentro. Siccome. Allora che faceva me ne? Ci faceva carezzare poco un pelo. Ci faceva lisciare poco. E ce ne è. E te paeva pure. Eh? Chissà, me ne va qua. Ma sentono. Qui te me ne va qua, chissà dopo, poteva tornare da te. E poteva dire che aveva qui dopo, che teneva buone chiume. Ma io sapevo che non mi potevo tradire. Adesso. Come a me che mi manca. La parola è bellezza. Niente, sono di petto e crine che c'ho. Ma sta pazziando. Le gambe? No, chiudi, chiudi. Per un ring d'ango. I luffi? No, lascia perdere, lascia perdere. Manca a parlare. Invidiosa. Solo di luffi. Chi sei invidiosa di luffi? Luffetti. Da. Proprio. Di cima? Yeah. Me. Te ho dato un sin da me. Amici nella chiesa. Proprio qua. Che stasera succede quello che succede. Che da succede? Caro fiocco d'oro. Te fa rimanere. E che mi fa? Io mi vado a fare un po' la peluria perché. Mi faccio un po' di depilax. Poi mi metto una vestaglia che tu vedi e non vedi. E dopo a te da cara Filomena. Quando vedi ti ingrifi, quando non vedi ti mosci. Sì. Però io poi col ditone del piede ti tocca e non ti tocca. Cinema però, se ma tu però tagli da prima l'ugna però. Ma tagli? Se no. Sono stato anche da Filomena. Ma volta mi ha sposato. Con la raspa mi ha fatto. Io quando ti tocco col ditone tu ti ingrifi, non ti ingrifi, ti ingrifi, non ti ingrifi. Poi ti faccio la danza del mollico. Pure! La danza del mollico. E sei perduto. Poi ci perdiamo io e te nell'occhio del ciclone. Sì, sì. E arriviamo al cielo, quasi vicino alla luna. E da lassù tu a me mi dirai così. Come da dare? Come mai? Come luna stasera te fa nera nera, che tutte queste ambrasse a te essere non spasse, prima che tu sta lontana da me, prima che tu sta innamorata di me. Luna stasera mi fa un piacere, da questa che per gianna lo hai pensiero, prima che amore caino per te, prima che avvenente c'è per la ragione, che per gianna gli è venuta questa qua da pappaluta, tu sta in trambunta. Quanto tempo che è passato, ma si pose il respigliete, la maffoni, luna stasera, ma fa un piacere, ma vado a faccio questa brutta cera, dico campanente caino per te, dico che sta fessa ma chiuso per te, se nasci. Grazie. Sei tora? Uè. Ma voglio trovare la chiesa. E dove mai? Io dite per questo momento d'amore. Non so io. Ti adoro. Ricordati. Ricordo. Sì, non mi ricordo. Che così i problemi non ce ne sono. Ma pure perché non mai risolto. Tutto a così te ne fui dalle tue responsabilità. Ha capito? Cine, tu hai risolto, ti adoro. Quanta volte ce l'hai detto? Quanto sei sennato, Don Blu? Sì. Tu adesso proprio vuoi. Vai.
Però prima che me ne vai te voglio ringraziare la signora Mariuccia che sta... Ah, mi ringrazi, no? Mi pure scusare, che questa è una casa per bene. Mariuccia ti trattato malamente assà. Assà. E chi non mi tratta? Scrofa, sì, però te la assà. È vita. Però ma lo va la curiosità. Tu hai detto che arrivano un creato, un presagio. Tu hai mai visto qua sempre da solo, come è stufa? Vedo una rapenna per niente sta pagina. E come mi aveva vedere? Come te la vedere? Io avevo c'è nene, tenevo 2 anni. Sono venuta da lontano l'assistente sociale a cucire chiama. Abortito. Con le abortite. No. Non ho abortito niente, hai avuto un creatore. Sciuppetto, non abortito, ma non sciuppetto, un creatore quando avevo 2 anni. Raschia. Uno può mai abortire un creatore di 2 anni. Raschia, sciuppetto, raschia, eh? Raschia, mente, che t'hanno fatto? Sì, ma non lo è dell'utero. Allora, stammi un po' a sentire. Tu mi qua. Ma hanno fatto manco uno strappamento. Stammi a sentire. Allora, te stavi dicendo, sono venuto l'assistente sociale. Arrivano alla chiesa. Signora, noi dobbiamo portare via suo figlio. E dite perché? Perché, come stiere che fa tu non puoi dare una corretta educazione a figlio. Quindi, tu ammalua da lì me. Ed andando non hai visto più. So passate 23 anni. E lo so di te 3 anni che tutti i paesi del mondo. Niente, non saccio se vivo, non saccio se morto. Non me l'hanno fatto mai vedere. Quando sono stata disgraziata nella vita io. Quando sono stato disgraziato. E a te da tutto quanto. Ma capito? Qui ti ha visto certe cose nella vita. Quando ti parte, pai tu bucanazzi. Ma non pensare sempre malamente. Una volta che faccio un ragionamento serio, subito la piglia. Niente, questo che è padre è questo. Ho detto pa e tu cioè e te lo vedi davanti cioè sembra quelli cioè non è che lo posso girare la situazione cioè quando vedi te lo presento a chi? A figlio a figlio di quello volevo dire cioè quello non si può mai sapere che ad un momento là pa, ha visti un treppo che pensa poppettone a marito e l'hai trovato? Ho trovato. Te trovate o no? Ma vedi ancora? Capì? Questo può darsi che da un momento no. Si è presente davanti. Esce. Signora. Tu c'è da presentare tre. Signora Fedora. Moglie ti parla tra. Ma non vorrei che fatto tardi. Che fatto tardi. No. Signora Fedora. Te ho crianza. Signora Fedora. Muovra vita ahi, muovra vita ahi da qua, va che marito e vede che fa, che ahi mi trattenenate poco qua. E sì, ta fa fa un pedicur. Un pedicur. Pedicur. Curre. Ah, curre. Chissà tu lui fa un lavoro. Fedo, comunque viste che lo attizzi tanto stasera, mi ti da struculare. E mi dice, roba fritta. Vedi che succede? Poi mi dice, tengo in roba fritta. Tengo roba fritta, mi sei venuto qua. Scemo, via, via, in fritta. Se no come cancre la vai. Ma sento tanto un felice, da rumane in etapu. Che cazzo? Mo' c'è patrante, mo' c'è tutto un fuoco purissimo. Vedi chi cancrato, vedi chi cancrato. Oh, quanto mi dispiace di questa età. Ma Mariuccia, che fa? Quando tu vuoi da presentare? Ciao. Beh, mi raccomando, fatelo presentare a Marete stasera. Fedora, via. Oh. Ma non è come c'è da fare. Me? Non me ne vai pure io. Saccio. Mario. Quei? Tu adesso dici tanta cosa, Mario. Che me lo dici? Tu, Mario, mi fa... Mario. Uè, non abbiamo una davota, né dicendo niente, don Vlè. Io ti ho detto che te vuoi troppo bene, e tu questa storia la fai.
A me mi basta l'amicizia che tu mi dai. Ma che io mi cucchia che te? No. No. Mariuccio, io ne voglio essere compagno a te. Fammi sta qua. Stasera fammi sta qua. No, no. Io voglio sta qua. Don Vli, tu hai detto e tu ripeti. Io posso essere scrofo che tutto, ma per te no. Perché, torna a ripetere, te voglio bene. E tu da qua te ne hai. Come vuoi tu? Te ne hai, Don Vli. Mario. E basta. Come vuoi tu? Però, Mario, gran mattina. Se ti tempo, io dal mio casato ne sci per niente. Mi facesse piacere se ti venisse a pigliare una tazzurella di caffè. Almeno questo tu posso chiedere. Ma insomma, Mariuccia, come c'è da fare con te? Senta, Don Vli, va buono. Oh. Va buono, basta che te sta zitta, però mo vattin. Quando è crammatina mi venga a pigliare un caffè da te. Finalmente. Vattin. Vattin e ci facciamo una da parlare. Vattin. E vedete, Don Vli. Non è possibile, non busta qua. È troppo stupido quello che fa. Te prego, tu mo te ne hai per una femmina sta maniera. Tu non puoi pagare come gli da me slavini. Via da questi men, sta un deserto attorno a noi. Vola manco cuore, che c'è straccio mondo attorno a me. Io son come Wend, prigioniera di da tu passata. Vola manco cuore, tu te nasci da sta via. Via, via. E come gli ti dice, vai sta felice, grazie Don Vli, con un bene che mi dà, in tu pozza di cagnaia, sta tanta stupone, che sto yoga non c'è moda, bene, fredda e senza vento, gli è stupata che da me sangheva, tu sta di tu cora, manda vacata sta via, no, via, 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 via. Rieccoci qua. Nella speranza che vi stiate divertendo, passo a presentarvi il secondo atto. Secondo voi, Fedora avrà veramente capito il dramma di Mariuccia? E Don Felice avrà ancora la forza di manifestare il suo amore dopo il rifiuto? Ma si sa, un caffè può riservare delle sorprese, e specialmente se un caffè con le tre C. L'imprevedibilità della storia in questo secondo atto inizia a prendere un percorso ben definito. Ma dove porterà? Buon proseguimento. Le forbicine le hai portate? Dove stanno?
Dammi le forbicine. Quanta poca sta. Dammi le forbicine. Ti fermo, stup, spetta. Schifoso. Ah. Parlami d'amore, Mariuccia. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di luce scintillano. Mariuccia, dimmi che illusione non è. Dimmi, no tu, dimmi che sei tutta per me. Don Pulì, fermatevene poco, fermate. Voi tenete tutta la scuola in quarto. Ah, giusto che mi ho da mangiare, giusto. Mettetevi la giacca. No, non ce l'hai, la giacca. Tanti, ma com'è che qui si sta dando spruneti oggi, Per Alice nel mondo delle meraviglie, gli è da quando c'è la sete che va a sparfagliare come un scemo. E una parola, e una chiave c'è che tre da lì di sera. Queste due sono le cose, o va a giocare a carte, o ce ne va a scrofoniano. O secondo che ha detto. Ce ne va a scrofoniano, e dite buoni. Facciamocela fatta nostra, che cambiamo c'è. Hai ragione. Ehi, oh, finito di parlare, spicciate, facite sruiz, perché fra poco arriva un ospite molto, ma molto, ma molto importante. Oh. Tu, se muovete, e tu, caccia. C'è lo meglio servizi Catalina. Che quando invece hanno pigliato un bel caffè all'uso, tu ti raccomando, un caffè deve essere cremoso. Oh. Don Pulì, vuoi? Un servizio d'Alge. Sì, qui. Lo tetto a te. Ha detto buono. Vedi quanti è importante questo qua che da me. Da cacciare un mezzo servizio con tetto a te. No, questo qua. Questa qua. Questa qua. È possibile la tavola fatta dopo. Zitto, quando si scafuse. Come non te ne si accorta che questa penna ballando la voce ne? Che tenti, papà, bene, fregati. Ma... scusi un poco, Don Pulì. Ci vuole un po' di tempo. Sì. Io mi vado a fare un po' di spese, se no mettiamo che c'è a mangiare. Ti raccomando. D'altronde mica posso fare un sussè qua dentro tutto la mattinetti. No. Aspetta questo che da me. No. A questa. A questa. A questa. Allora perciò va sparfagliando. Ma chi ora sono? Sono le 11:30. E questo quando ti arriva? Ma come un caffè che ci pigli come aperitivo, non hai capito? Viene poco tardi, Don Pulì. No, Don Pulì, il caffè è sempre ora. Lo dici tu? Questo caffè ci piglia la mattina quando è presto. E quando c'è la faccia a te, non fare che una festa. Se stai dormendo, questa è pronta a tardi, sembra scosso. Perché non te è che per faccio reggi come corso. Passa sotto un mese che fa remanire.
caffè qui tu asse te trecci ma cazzo come coccio in questa riva buperì deriva da rocce la stanchezza e vita mi spalla la marezza e attorno a lui un mondo che da bollezza vedi un tappino bionno che fa tu caffè chissà da palco a brigatura da dritto una bugia e a posto su un caffè di moda avevo la bugia pizza e pizza mando per un stufo pizza e non scotta pizza e non spettano che se ne frega te poi mi fanno senza vivo un caffè. Non non tu hai venuto da scematià non hai detto niente tu fa lo scemo comunque forse hai ragione fatto tardi alla bocca ma fatti mo usa che faccio Dandino mo mi vesto e mi faccio un giro faccio una passeggiata. Ma piglio la giacca, cammino, un bastone. Pigli giacca e bastone. Fangui. Manda a Don Felice, ce lo dico sì. Io però, eh? E fangui a Don Felice. Spicci, ti state zitto un minuto. Che fuso. Altrove. Fangui a qui, te una parola, gli è messo come un ciocco di qua che c'era stamattina. E non mi ha fatto comprare niente. Avanti. Hanno tutto il tuo campanello, va qui, va. Questo è yes. Ma. Secondo me, questo è yes. Ma. Madonna, quando questo è il nostro sta yes. Che è? Sai chi gente finisce a me? Yes, scusate, yes. Don Felì. Uè. C'è una signora che aveva tu anni. Fa la traci. Ma fa traci? Sì. Traci, ma. Fa la traci. Uè. Uè, tu non pigliano niente di più, non pigliano niente di più, che a questo non andasci più. Qui, lo sa chi è questa qua? Umanone che tu! Com'è cagliagne? Umanone che tu! A questo qua, ospite! Ma tutto stava a credere, ma che a questo tu ne sta sotto di cassi che questa qua? Ma manca morto! E una parola, No, io a mandare ciò che non la faccio, E dove stiamo quando hanno buttato sti? Oppure, femmina di sonoretta, ginabra voglia venendo da una casetta, che tante ne corona, e per cristiane per bene, de sette re rabbasce. Vedete come sta giusta, E dove stiamo qua? A un rosa. Amma bango un cangan! Mo, senta sta zitto, un cangan, t'hanno mucciga! State zitto! Perché tu vuoi essere? State zitto! Ma sento troppo ciu qua! Tu va a preparare un caffè! E tu va a pulire la chiesa e fiscia fesruita! Va bene! Don Felice, tenete bisogno di qualche altra cosa? Un caffè. Ah, solo un caffè. Un caffè. Voi essi che quando vuoi, voi ardite tutte cose. Ma perché? Scuola guagnate in terra e non vi alzate più. Stai zitto, state zitto. Vuoi ma fa un caffè? Ciò sta facendo? Un caffè, la vita brutta. Mariuccia, ma perché sta andando così triste? Perché piange? Tu mi scusa se è tardato, Don Blay, ma non sapevo di chiudere quei sbattimenti. Vabbè. E che c'è? Non sapevo se mai venivano sotto un treno, se mai venivano andare un po'. Sta zitta! Ma che significa questo fatto che qua, mo? Io non capisco, che significa? E che capì? Vabbè. Che c'è? E che c'è? La carta, che c'è? Stamate in un bustero venuto dalla casa. Oh. Ma portate sta lettera. Oh, bella mamma! Mamma!
Figgime! E di figli? Quando hai visto mi sono di scambio. Madonna quanto è bello, figlio. Ieri avete vendete una bamba di fuoco, don Bray. Sì, si può mettere. Sì, che don Bray si mette. Sì, che sì. Tanta lettera chi te ama a nessuna risposta e ricevuta beh saluti tu signor ancora da chiude ma abbandonate dalla vetri me mamma mia quando va la messa questo bucchetto che ti butta presso se si capace di lavare dai manca che Dio te pur ragionare mamma mia, di certo credito tu farmi nasce e tu mamma io se ti un coraggio mi voglio sapere perché questa vita veniva per me cielo, cielo tu mi guardate tanto che fatto che te truete stenga arrivando voi ma te voglio conosce i voi vedea che femmina sì a mezz'ora tu sabato mattino vai alla brugina e dopo tanto te voglio parlare perché una sola te mamma ci sta mo te saluto e senza rancore perché mamma e figlia ci vanno lassà con questo Gianni. Come fai, come fai? Come fai? Tu stai contento, Mario. Un caffè, arriva o no? Porto un caffè. Questa è una grande notizia. Grazie. E l'amma festeggiata. Dopo tanti anni, figlia te, t'ha da e t'ha da conosci. E che da canosce? Ho la mamma che ha fatto la screuffa. Uè! Che da canosce? Che da canosce? Oh, madonna. Numo? Me l'hai fatto qua dalle mani quando tenevi due anni. Numo, ma festeggia le venti. Qui ti sei venuto qua, don Blè. E sempre la verità. Ne dimmi tu. È come se io uccidessi una volta. No, perché? La prima volta quando mi hanno luetto. E mo quando vengo qua che sei un mestiere che facci. No. No, né conto per niente, ma né conto per niente. Gli, dalla brucina, me ne. Ma che dici? No, non me ne, me ne. Me ne. No. Ma che dici? E come c'è da fare? No. Gli sa a me non mi ha da vedere. Quando gli se ve, io me ne vado. Oh, è da voto. Ma non ti buttare giù. Don Vlì, quando sono andato a disgraziare, Don Vlì. Non ci posso pensare, quando mi sono andato al mondo. Voi. Vuoi sparì, no? Vuoi sparì. Vuoi sparì dal mondo? Ma che dico? Un caffè la portò, o no? Ma che riuscita. Tu non la fai così, Mariuccia. Mariuccia, se tu te ne vai. I punti vedi più. Mariucci, non mi sta punendo. Mariucci, non ci abbracciare.
fatto male Mario. Un caffè è pronto. Ci vuoi pigliare sonno, ci vuoi pigliare, no? Un caffè, ho detto un caffè. Un caffè, oh, yes, un caffè. Quando un caffè della bascia. Com'è che sta sospetto qua se ui, ui. E questa qua com'è, Cagliani? Ma che me ne frega a me, io la chiamo tanta volte, e ho ambicciato che non avevi fame. Ci vuoi essere pensato pure a essere. Io ambicciatore, non la faccio proprio. Mariuccia, Mariuccia, com'è che ti hanno? E sapessi quanta volte ti hanno dito? Almeno tu ti a chi ti canzoni, non c'è nessuno. E infatti, per questo ti ragiono sola sola. Fatto i patatoni. Anna tu cioè, vai E come, aspetta qua che devo... Chi è? Io aspettavo solo a te, amore mio. E allora? Facci chi so. Don Bulì. Fa lì. Sanno di Cristiane, che vanno tua? E chi ha so? Nessuno, via. Io dici che c'è Anna io, non capisci la ragione. E dici che c'è Anna io. No. Via. Allora, Don Fli, facciamo così, non me ne vai. No, ancora questi qua, trace no, che qua, dite qua, no, ma allora te ne passi tutto qua. E chi so? Ma sa, io mo voi avete che buono, voi. Don Fli, e so di questi anni che li conosci, però non ti sa ci dici chi ha so. E chi ha so? E non ti sa ci dici. Ma vedi che servitù che tengo. Ma hai fatto così? Fammi vedere. Dica, se mi guidi dire. Trascita. Ma chi è sì? Buongiorno. Com'è? Madonna, pure qua dentro è venuto questa qua. Buongiorno. Ma fosse detto io che ero da me stamattina. Tutti possono accedere a me in chiaro come nonna Belarde. Ci ha messo in chiaro. Vito la nepote. È un po' mio, penso. Vedi tica da venire stamattina. Ma questa qua che fa qua? Fatto salutare. Traccia. Vedo. Com'è che mi saluta ancora ancora? Stanotte più di poco fa. Don Poli, ma fammi due guai, te lenga e lenga. Madonna. Slang. Che tu fatti là non arriviamo. Chi c'è? Com'è? Che succede? Che succede? Avita. Ma forse avete battezzato qualche figlio, com'è? Oh, ma battezzato un figlio, ma l'avete pure scappare un... Sì! Finisci la nepoca, fammi parlare nepoca a me, mo! Capì? Allora, Don Fli, noi ti abbiamo portato una bottiglia di rosolio e una torta, anzi, una crostata fatta di... Megatogne. Ah, come te! Fatte lui! Come lui! Per ringraziarti per tutto quello che ha fatto e ha detto la da sera! Ma io la metto qua, lì. Questa qua la meghetognata l'ho fatta con le mani mie, me medesimo, sottoscritto! Allora è buono! Tutta genuina questa qua! Me metto la qua! Insomma, dopo lì! Sì! Hai risetto! Sì! Quanto ci si usa da questa qua, dalla casa di questa qua? No, questa qua si chiama Mariuccia. Mario, allora, da quanto ci si usa da questa Mariuccia. Casa qua, da Mariuccia? Mariuccia. Ce ne si usa la casa nostra. Le preparate. Nudo cotto di diavoleggio. Ma no. Un bicchiere di vino tosto. Oh. Le luette prima la giacca, pure le luette la camiciolina, pure le luette la camicia, pure le luette la canottiera, pure le luette la panicera. Cinque ferro. E se che? E se che? Tu ma lo vedi giù già là? Leave. Che se che? Che grie! Ma io non lo so, ma perché 20 anni fa l'ultima volta che c'è spugliere. Pula lo vuoi lo cavazzo. Lo cavazzonetto. La mutandina. Pure giernia. Tutti sti cosini sapevi. 20 anni fa. L'ultima volta 20 anni fa. Quante le luate pure cavazzetta tiene. Usava, con le mani mie le fatte prima non fatte apposta. Poverderemo la vera.
a guffli. Pure se che ti è macchina a chiena. E rispondevo, rispondevo. Quante te botte c'è un grifo, c'è un duce che ci mette a tremare, Mario. Oh. Camerevo, come Franca sta? Addirittura. Ci ferma innanzi a me. E mi dici, che ti dici? Fedora. Fedora. Pure tu. E insomma ci ha messo sentito tutta la notte d'amore. Tu senti, questo ce lo becca da me e dice. Che dici? E so, tornate stanco qua. A te. Da quanto tempo ci fa? Bla bla. Teodoro è pronto. Balliamo sto mambo. Italiano. Ehi mambo, mambo italiano. Ehi mambo, mambo italiano. Boh, boh, boh. Tu vengo da Lulette e ti sento stravisa. Usci a visa. Ehi mambo, mambo italiano. Ehi mambo, e mangia della mozzarella. Ehi mambo italiano. Ma che parla da te da sa, mamma paura questo qua, fai un mese sto mamma, e ti dà tu la tua maestà c'è di lenzuola. Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, bom bom bom, come che da l'uletta, e tu stasi tu stavisa, usci a visa. Usi, comunque mo finisce, basta. Che so tutte sti cose qua, che li frega qui di quello che mi ha fatto noi, lasciamo sti cose e ammicini, sin da me, lasciamo sti cose e ammicini, che li frega qui di quello che mi ha fatto noi. Come la cometa che passa ogni 650.000 anni? La cometa? Mo capisci quando le vedi la cometa? No, pure tu, Teodoro. Ah, vedi, l'ha fatto secchi qui, davvero? Io non mi mai straccato. Pure di venire a mangiarla, vedi com'è fatto? Non mi mai straccato, ringraziare. Le cose già li tenevo come nutrire la luce di fare io. Sì. Ma sono diventati quando ne l'astica. Io non mi mai straccato, ringraziare a te, Dopoli, e soprattutto a Mariuccia. Che mi ha detto come stavano i fatti. Sti scapparolo a te. E grazie pure a te, Cicè. A me! Già ci manchi le che stai parlando, sai chi c'ha qui? Sai chi che stanno parlando? Tu schifoso potente! Che ti parlando, un saluto mica, sono un graziamento mica. Grazie, perciò. Grazie. Signora Fetora. Oh, sei proprio un tiggio qui. Te ma come con Fedora con te, Dorino Mollazzo, caro. Fedora con te. Come Domodossola. Come Dorino. Me, Fedora. No, come Torino. Ah, no, come Dori. Dorino, come un africano che va a Torino. Ma dici questa città, eh? No. Dorino. No, non parliamo più. Fedora. Oh, Dora. Adora. Io vi ringrazio di tutti questi ringraziamenti che mi avete fatto. Ma questo non è il momento adatto. Appunto. Come? Qua sta nell'imbicci rosso. No, ne qua. Soltanto rosso imbicci. Ecco. La mia com'è? Mariuccia sta afflitta. È successo un fatto importante che l'ha scosso. Mariuccia, dimmi a me, che è successo? Dimmi, se posso fare qualche cosa, sta anche qua. E che fa? Che darà che mi ha fatto tu? Oh, come ti è passato? Dimmi, che succede? Giustamente la famiglia non mi può aiutare nessuno. Ma stai spiando sto francobollo, ma quando arrivi da lontano sto francobollo? Ma c'è dove sta? Io sparivo. Oh, prima da voi.
però io e spare, io me lo vado a messa la vita, Don Vli, io me lo vado a messa la vita, perché qui te ne pomeni qua, ma per dato non mi cucci, non puoi essere qui te ne pomeni qua, ma per dato non mi cucci, fatemi fatta, sta, sì, ma non puoi essere mai, Fedo, ti ricorda ieri sera, ti racconta tu fatta, la vita mia di figli, ma che mi hanno avuto, ah, che abortite, sì, scusa Don Vli, i te dite che hanno abortito niente. Hai te che sono asciugato dai... E non mi hai fatto manco uno strappamento, adesso di voi. La prossima volta che dici che abortite te butta l'humus. Allora, figli, ma ti ricordi che ti dite che avevi 2 anni? 2 anni. 2 anni. Ha visto che fa? A 2 anni. Ma fa parlando? Ma tu hai donna sciuppata da lì. Io non lo so. Da Limena. Ma come fa? E come c'è da fare? Stamattina, Fedò, vabbè, ho ricevuto una lettera. Chi è Limo? Un sindaco. Usa che dici. Ho fatto. Figli, ma ha saputo dove stai? È viva. Sì. Ma poi conosci, però. Vuoi venire a questa vecchia? Perché? E gli credi? Ma qui dove è questa vecchia? Tu la dici. E chi dice, ma... Gli credi che faccio la... No, no, no. Ci vuole un'altra, ma... Mi dice, dici che forza che fa là? No. Figlio, faccio là. Che dolore che te... No. No, le ditte le fa. Don Vli, le ditte le fa. No, mi dispiace per te? Mai. Ui, però prima dici che me ne vuoi. Ma io vuole essere vedere. No, ti ho detto. E la parola, sono 23 anni che non vedo figli. Ma non sai come sta fatto. Non abbracciare a volto, no. Come vuoi fare? Lui si va già. Lui si stringe. Vuole essere domandata una cosa. Ma non posso fare. Non posso fare. Non posso fare. Usa quando arrivo. Ha detto che sabato a mezz'ora sta qua. Sabato a mezz'ora sta qua. Io è lunedì sabato, quindi per qua come fa? No, non mi fa trovare. Non mi fa trovare, Don Vli. No, ne Don Vli. Ci posso essere sturro palomoni, non mi fa trovare. Ma perché? Ma che posso fare che andava a trovare? Io non lo so. Cioè, come fa trovare? Sono supplente, dici. No, 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 quella supplente, si precari. Ah, pure precari. Io chi è? Io è lunedì. Che c'è a cotti? Quelli che non sai prendere qua. Quelli sanno tutti che uno risponde questo. C'è una stazza di però da lunedì a sabato. Che c'è a cotti? C'è, 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 sta. Che c'è a cotti, ma tu? Io chi è da lunedì? Io è lunedì. Spiegati mai. C'è a cotti. C'è che c'è e chi c'è coach? A sabato c'è una di 5 euro. E beh? E allora? C'è stato tutto il tempo per fare qualche cosa. Oh no, Mario. Che c'è da sta? Chi Mario. Capisce sto qua? Mario, scusi se ti trattate malamente prima, ma in sapere tutto ti fa. Che muore? Ma mo faccio a botte Fedora, ma fa qualche cosa. Pensiamo che potremmo fare. Pensiamo che pensiamo. Pensiamo. Dante, pensi pure tu. Dante, come stai che pensando? Ma non, non è che c'è... Ma? Giustamente da pensare. Giustamente da pensare. Allora non pensi più. Uè, Mariuccio. Tu ne fai così. Tu a vedere a figli. Succede quello che succede. C'è ragione, Don Felice, c'è ragione. Tu l'avrai figlio. Allora, settamoci una poca. C'è uno che mi ha messo a ghiaccio e dice settamici ne poco. Mario, ci chiamo, sta anche tutto... Comunque, un modo che cagnei i cosi, c'è sta. Sentitemi buono.
Vieni. Per esempio, no? Tu, Don Felice, fai vaschetta. No, Don Felice ci cerchi. Ma quindi ho parte da mamma, mi sono sbagliato. Don Felice ci cerchi. Quindi ho la vanna da patata, sì. Don Felice ci cerchi. Vuoi prendere per sposa la mano insomma di quella presente Mariuccia? Sì. E tu, Mariuccia, un capo gene. Ma non lo so. Vuoi prendere tu in sposa qui presente Don Felice Micco? Ci cerchi. Non mai esce. Sì. Dici chiaro, Mario del Mondo. Fede. Ma tu che cazzo stai dicendo? Ma tu che cazzo vai a trovare? Ma come li stai che mi fai i cosi latte che mi ha fatto stanotte? Ti hanno fatto i sciumeri a te? Tu non ti vuoi chiudere, sei stato troppo cazzo. Non vuoi chiudere, proprio per niente. Beh, chi chiede? Chi chiede? Quello è tutto un arrangimento della natura. Questi invece sono ragionamenti del sentimento. Pensare alla materia grigia. E siccome tendo la chepa, sta solo mozzarella, yogurt e qualche provolone. Questo dici tu? Perché a te Gesù Cristo ha preso una ciambata e tu la pacchetta in bacio. De che? Ciambata de capace. Ma tu mannai, se che c'ho la buschetta. Me. Scusa. Che da me. Così ne ma tu parlai. Comunque, stai silenzio. Ma parla tu. A dire la verità, Fetò, manchi hai capito quello che avevo detto. Veramente manchivo. Spiegate meglio, che non ha capito niente nessuno. Voglio spiegato su voi, che è proprio. Manchi veramente, però se voi mi facete parlare. Qua sta parlando sempre tu. Don Felice, quello si vede da 1000 chilometri, che tu stai squagliato con questa cosa. Beh, vabbè. È lo stesso Mariucci che sta squagliato con me. Vabbè. Perciò voi siete sbagliati. Se vi volete, sentite a me. La soluzione, vado anch'io. Qual è la soluzione? Fammi sentire. Fammi pensare perché... Ancora. Pensa. Ma perché un vogliolo sta arrivando. Cioè, tu facciamo tutto la servitù. Fetora. Settamici ne poche. No, Fetò, sindrome che a me. Tu stai ne poche esagerando qua. Ma chissà, io da padrone sono diventato Marzoni. Non sia mai. Tu, faccio che dici. Ma facete ma dici, scusa. Dici. E quando ti ha spicciato? Muovo, ti spiccio. Questo se ce l'ha. La pa. Ci è. Sentimi pure tu. E dim. Gli hai capito tutte cose, quelle che avevo detto. Ma vedi, ancora, riammici in nuova chiesa. Senta, me amici in nuova chiesa. Ancora tu metti la sotto. Quando tu la puttana? Ma amici in nuova chiesa. E me. Chiamici noa che polpettone, assitone. Ha venuto, la dici tutti sopra noi. Ma sta, zitta no. Settamici. Oh, io pensate questo fatto qua. Capazzate, Di. Tu, Mario, da sta settimana la sala che è stata là, non devi fare più porciarie là. Si loca, staccala. E vieni qua. Tu hai abita che Don Felice... Che diventa tuo marito? E tu, sua moglie? Per pazzia. Figlio di quanto è qua? Si trova davanti la signora. Dopo che vi vedete, vi abbracciate, vi baciate, vi facete... queste cose qua ci invitate pure a noi qua, facciamo la festa con tutti per bene, devono sapere tutti quanti il copione. E poi vi sarò felice e contento. Così è. E secondo te lo figlio per qua c'è che la basci macaruna mo pa
E se qui tu figlio per qua tu manda lì cristiano, tu paese, o la mamma chi è? Quindi che vanno a dici? Cioè. Secondo te non che stiamo a fare qua, li stupi? La... Che stiamo a fare, no? Ma vedi una poca qui, dove, dove? Tutto organizzato. Non da sapere niente nessuno, oh, va bene, va. Dandino va a pigliare la stazione e lo prega sopra questa vita, senza parlare e prega nessuno. Sì, va bene, vai a pigliare. Però, come fa a conoscerlo? Ehi, mo tu dici come fai, andiamo a questa via. Ma... Ma lo dici, fratello, tu vai alla stazione, ti fai una bella cartella e scrivi sopra. Cerco figlio che va trovando la mamma. Oh. Dove sei? Qui lo vede. E vedi. Chiaro? Babbo. Fa come devi ti. Babbo. Ma. Tu guarda intelligente, oh. Questa è una mano, la capice bianca nel rovescio. Sono rovesciati solo i squicci. Ah, capice bianca. Ma sinde come ha saputo, pensavo fa. Ma visto? Però quando mi piace tu fa. Era un romanzo. Mi fai di scegli. Ci spiato. Ne ve la mamma e dice. Dove sta ma? C'è venuto. Significa che non mi ha potuto vedere. Ma da botte. Venu cartello. Ecco. Ian, che mamma ti aspetta. Capisci? E ci abbia sopra la vedura. A dove sta a me? A tre e dopo lo porto qua. Bravo. Ah. Mamma, figlio, mamma, ci abbraccio, ci bacio. E un figlio dice, mamma, mamma, perché mi abbandonai? Che servizio. E la mamma risponde. Figlio, perdono, gli insapevo quello che faceva. Ma non. Per proprio non c'è una puttana, ha visto un zappatore qui che ho visto. Sì, a te non ci per quasi per stimmare. Ma che stima, dove stai? Ma quando scemo questo qua? Ma la vita è finita, ma tu vedi da quando sono trasciuto non ci hanno fatto parlare una parola. Ma insomma. E mo così mi fa. I mo picchi. Da quando è cra... anzi da mo, quando picchia mi venga a chiandere di nuovo a essere Don Bricci. Secondo voi, no? Ma voi siete scemenute, sì. Quando lo fanno facile, io me la so che se a me me ne vengo qua, e metti si loca, a sentire, si loca. Mariuccia, è più facile di quanto pensi tu. Beh. Ce può fare. Tranne se tu alla casa mi ci vuoi venire. Vuoi venire. Io volessi venire. Ma io, Don Valigia, tre spiaiette a ieri sera. Canne conto per niente. Perché? Perché? Tonda fassà. Ha capito? Gli qua, non c'è pazzo. Mario, tu pensa sa. Esce. E ti fa troppo problemi, i problemi ci risolvono alla scuola. Qua sta qua, non stiamo combattendo con la vita. La vita è tutta un'altra cosa. La vita cagna, tramuta. Io gli hanno fatto quando creavano. E chi gli hanno uina che tramuto? La pigli a volo. E ne che la pigli da sa a volo, e a mezzo volo. Tu, caro Mariucci, tutte le cose vengono a favore. Tu la pigli a volo. Ma da volo. Sì. E ne che ne pigliate poco. Tu, cara mia. Feto, io dice a Mariucci, s'accetto questo, yes, con un colpo pigli due piccioni. Sembra passarello, so. Tu vuoi non facendo tanta cremanella, Mario? I fatti ci possono aggiustare. Qui, quando arrivo? Ma dai, 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 ma d
mamma lo sei tu, mamma lo sei tu, mamma lo sei tu. Vai, 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 vai. Mamma lo sei tu, mamma lo sei tu, mamma lo sei tu. Ti posso sta chiuso, ma faccio rumore se c'è stato. Mamma tua sapevo bene che vuoi a te. Ora sei già stato e siete un treno e sono venuta a questa via solo per conoscere te. E poi rimane ancora un'unica senza di te. Qui è la verità, io ti saggio sta. Mamma dimmi se tu poi rumane, che più un numero di senza di te. Te vuoi bene sa, te vuoi più abbandonare. Ora sei già stato e tutte quelle che va, te cante mai potuto dare, saggio se m'ha perdonato. Quando arrivi da presina innanzi a me, so sicura non si chiede rumane. Figlie da voi vedere, tutta la vita è passata. Mai non ce la passa, io nessuna bua che spuppa. Vai, vai, vai. Mamma te sta qua, spai, 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 spai. Mamma te sta qua, mamma te sta qua, mamma te sta qua. Mamma te sta qua. Ha capito, avanti. Guagliù, ma sentite, ma quando siete molto però, e saggi, voi un po' dici un fatto che ha subito, e tutta dose, tutta dose, ho fantasia. Ah. Cioè, me. Secondo voi, sti fatti qua, da quattro e quattro, e ce ne sono. Ah, poi da due e due a quattro. C'è buona fa, c'è buona fa. O se? C'è buona fa. C'è fa. Su, dice tu. C'è la dice su, subito sta bonita. Allora, resta ci pensiamo noi. Io. Allora, Mario. A me l'ho fatto, mi piace. Che usaggio che ti piace. Allora che vuoi fare, Didi? Ma... Dì, che vuoi fare? Facci sapere che ha fatto. Vuoi stare che Don Felice o no? Parlo, no, che vuoi fare? No, ma fa come ha detto Fedò. Grazie. Mariuccia, tu non ti preoccupare per niente. Perché Don Felice è un buono cristiano e questa è una buona chiesa, è una chiesa che tanto di crone. Oh. Come la casa mia il sera. Esattamente, I crone c'entra. Sì, c'è. Tu assa. E poi, Mariuccia, sì. È una parola quando ha ritratto che è Don Felice. Isso, la vede io. Aveva fatto un conto che sta anche tutta razzinosa. Capito, no? Sì, questo ci manca. Mo vedi che mi ritiro qua e le tre pulso poco senso. Comunque, Fedò, mai... Ma quello mai, né mai, né mai tu, mai, né mai... non prendete pure io. Niente. Niente, tu la fai come dicevi noi. Ci stanno né mai, né mai tu. Basta. È penduto in teatro. Oh. No. Teodoro. Tu, bambi, sei tutto qui di scornacchiate di compagni, Teodoro. Casa per qua.
A mezz'ora, mi siamo potuto quando arriva. Ma saluto quando qua dici, ci hanno fatto una bicchieretta. Hanno fatto una festa. Tu sei solo la mopa. Tu sei solo la mopa. Pugliero permesso a Don Felice, no? Pugliero permesso a Don Felice. Ah, non va a fare la patrona. Pugliero permesso. Falla fa, fettore, ah, falla fa. Lo senti, che fortuna che ha te. Mariuccia, ma tu ci pensi? Ti ho detto pure prima. Con una botta. Oh, sti piccione. Prendiamo due piccioni. È sempre da botta ci parla. Tu conosci finalmente il tuo figlio. Sì. E il primo piccione. E finalmente mi accocci che te. Una guaglia. Una guaglia. Questa che... Bah. Ci troviamo. Allora rimaniamo d'accordo a cucina. Esci. Sì. Sabato a mezz'ora. Ci vediamo tutti quanti qua. E abbiamo risolto tutti i problemi. Sì, Teodoro, pensa tutto così. Sì. Però una cosa so. Non volevo. I so. Ho cacciato. Beh, va bene. Non c'è problema. Quella è la prima cosa. Non c'è problema. Se non ci potremmo via prendere. Sì, ne mo, a fanuto, mo, ce ne potremmo io, no? Stengo parlando. Comunque, buongiorno Don Felì. Beh, arrivederci. Buongiorno Mariuccia, anzi, buongiorno. Signora Cicerchia, i miei rispetti, gli amici. Don Felì, Cicerchieta. Cicerchia. Dall'asti. Vedo. Ma... Mi raccomanda bu. Manca una parola per il posto. Ancora mi ha messo a far scappare qualche cosa. No. Che quelli disgraziatazzo là. Vi raccomando, acqua in bocca. Loro hanno saputo che venne qua soltanto per festeggiare, perché io e Mariucci ci fidanziamo ufficialmente. E chi vuol parlare che parlasse? Don Felì, io sono solo morto. Anzi, sono morto. O sono soldi. Tu un bagnano per niente che mangi? Beh, abboni che dopo lo sapremo sto fatto. Dopo lo sapremo. Allora, non mangi niente. Chiedono via. Sabato ci hanno fatto una bella bicchiera. Sì. Adesso una festa che ha avuto. Una bella festa. Mamma fa una festa che ha avuto. Ci hanno fatto una bella festa qui con ragazze. Per me. Questi qua stanno tutti pieni di corona. Quando stai contenta. Bene. Sabato. Che bella festa, magnifica festa, a ma fa buia tu, a buia tu, ma che giornata, ma che giornata, muove vendetta. Questa è la manna, chissà chi la manna, la luce va per noi, solo per noi, l'ingannunetta, l'ingannunetta, c'è una sentita. Taglia, c'è proprio uno taglia, per la festa puni danno. Oh, 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 oh. Ma che musica, che musica, che musica, Mariuccia, a tua età Mariuccia, per la felicità. Ma che musica, che musica, che musica speciale, questo fatto è per la saia, è tutta una cagna. E allora dai, dai, dai. E ora di mangiare, non a ma mangiare. Questo di chi? E cucinare. Niente ne vinna. No, avete. Stai avanzando, mai. Ah, mai. E gli amici, fettore, te ne ma, Don Felice, se c'è pasillo, ci vediamo. No, Don Felice ci cerca. Ma fosse in gara da ne vinna. Niente ne vinna. Gli amici, niente. Beh, allora, ci ciao. Ciao, Fedor. Come prima da mangiare, non stiamo qua. Ciao. Va bene, va bene. E lui è mezzo qua.
O c'è mai fare un pisolini e te? Ma tu sempre sopra una dea, sta camina batte in amicina. Ma questo come te una volta? Te lo do, te lo do. Camina, te lo do, ti lo per tanti, buone chiù, no? Ne buone chiù, yeah. E come c'è da fare? Come c'è da fare questa qua? Come c'è da fare? Tutto va. Cicetta! Uè! Oggi prepara per due persone. Quando stanco contento! Non mamma mia. Devi preparare per me e per la mia signora. Certamente, Don Fulì. Fulì, non faccio a nuce. E non mamma mia. E non dopo mangiamo, perché tu hai su mangiare. Don Fulì, io mi vado a preparare, va bene? Sì. Che per preparare una cosa, mo mi vedi una cosa fino a sa. Bene, me va a preparare. Va, va. Io mi preparo, va. Va a preparare, va. Ma più. Con quanta parapiglia qua. Incapisci niente più, però una cosa. Dandino! Uè, Don Fulì! Prendi quella cosa che ti ho portato io qua. Ah, pronto a Don Fulì? Sì. Che ha portato? Perché Mariucci? Ecco, Don Fulì. A sapere che hai da sto momento in voi sono l'uomo più felice del mondo. Questo regaluccio io l'ho comprato a Tiffany, alla sezione distaccata di Terranova. Questo è un cogliere e una collana che arriva fino a baci. T'ha fatto tutto sto sorto di viaggio? Tutta, sa. E una barra? Ci volevo figli. Va arriva a Terranova. Ma faccio sta che no che me. Mariucci, quando ti voglio bene, e questo è il segnale della mia amore. Grazie, Don Bre. Grazie. Ma usavano pure a Terranau che sa. Sì. Ma io lo sapete che ti si innamorate. La vita mia è stata tutta uno sbaglio. E tu ti vai innamorare di me. Quanta volta, Don Bre? E pensate che lo voleva fare venuto proprio. E dopo, a un certo punto, si ripete tu. Prima che veniva a Terranau, però. Tu, dopo, mi ha dato la forza per innanzi. Ma consigliete. Mi ha detto Mariuccia. Fa così, fa così. No, fanno la casa mia. No! Cioè, nel senso, la renta mia. Modo di dire, ecco. Modo di dire. Non mi ha mai trattato come una. Ma no! Mai! Però Don Fulì, la parola non la vuoi sentire più. Tu, Mariuccio, da sto momento, sì, la signora di Don Fulì ci cerca. Dlu passete non mi ha parlato più. Ehi. Quello che state, Mariù. Non mi ha parlato più. E state, basta. Non ritornerà mai più. Tu non ti preoccupate niente, Mariù. Figlio di quando vedi, ha dato una signora che tante de crona. Per bene. Per bene. E da quando c'è Pietro Teatro che sti croni. È una crona con te. Per bene. Ma dopo che ce ne accompagna tutti quanti chi corona a prezzo. E vedi. Mamma mia. Speriamo a Dio. Speriamo a Dio. Che poi essere, che fa tutte cose buone. Ah dai, tutto buono. Ah dai. Che destino certo però che è tenuto. Se mi fosse venuto a indovinare qualche zingaro, qualche niente, io non ci fosse creduto. Non ci fosse creduto. A me mi fa paura, ma tutto de botto questa gioia che da me. De botto. Una vista quando passa sempre da un periodo triste. Dopo viene la gioia, tu dici, madonna, ma da succede qualche cosa. No, e beh, giustamente. Perché i cose malamente possono succedere, i cose buone, no. Ma stiamo pazziando. Don Fulì. Uè. Dimmi qualche cosa tu, Don Fulì. Cantami una canzone d'amore, Don Fulì.
Fammi sentire romantico, no. Almeno una volta nella vita. No. E vedi, mi sta squacciando tutto. No, no, Mariuccia. Le parole d'amore tu pozzi de cantare. Ma cantarla no, perché stengono poco a racutello. E i versetti ancora nasce nessuno che mi scrive. Se ti canta una canzone, Mariuccio, tu puoi pure svenire. No, io hai paura che questi proprio ce ne fuino. Allora, io in medica ti racconta. Ma capito, no? Sì, sì, no, Mariuccio, essere felice. Io soffro. Perché lo destino tu a da cagnà. No! E cagnetta. Don Vlì. E cagnetta. Ma io stengo contenta, ma hai paura, e hai paura, ma vuoi paura? Questo è un destino mio, perciò mi trovo qua. Forza Ità, tu sei la gente, tu cara mia, perciò da forza ruonà. Prima di passare al terzo atto, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano. Sono tanti e quindi non sto qui a nominarli uno per uno. Cito solo quelli che ci hanno dato un forte contributo esterno. Grazie a Puerto Escondido, a Maria Grazia Masselli per i fiori Fratelli Medugno e Show Live. Facciamo un applauso. Siamo ormai giunti alla fine della storia. Riuscirà Mariuccia a sopportare l'emozione di conoscere il figlio? Riusciranno tutti gli amici a tenere nascosto il segreto di Mariuccia? L'imbarazzo dell'incontro, le emozioni che si susseguiranno, speriamo, suscitano in voi partecipazione ed empatia. Mi raccomando, fate anche il tifo per Mariuccia e Don Felice. Thank you.
Ma quando andiamo lì? Già faccio io, già faccio io. Scusate, ma quando andiamo lì, questo guaglione? Ho avuto freddo da sotto il suo. Già faccio io. Pari da dire che tengo l'Alzheimer. Ma quando andiamo lì? Che trema? L'Alzheimer tedesco. Alzheimer. Ma... è una malattia tedesca, questo. Don Flea, questo. Ma posso sapere perché mi mandate pure a me qua? Ma chiama, mi mandate a chiama, ma com'è? Cioè, che sono venuto a fare qua? Comandà, tu sei importante. Perché se qualche disgraziato sgarra, tu lo metti in galera, lo metti in manette e lo porti in galera. Ma va pure qui di giù ne dà, perché andiamo qui di fotodona. Va bene. Tuo figlio di Mariuccio. Poi vedi che ci sono le forze dell'ordine e ci stingirei di più. Va bene. Dice qua sta, mamma sta proprio dentro una casetta che tanto di crona. Grazie a Dio. Va bene. Ha capito, no? Ma quanto ha roba? Io non lo so. Ui, in azione l'Alzheimer, ma. Ma non lo so. Ma quanto ha roba? Ma don Movita Frey! Fermatevi una poco. Tu l'ha finita a falare molto. Ha capito o no? Secondo te Guido non sta nervoso, secondo com'è te? Com'è che ti sta... è una parola, mo, fra poco. Scusi, fatto. Com'è che ti sta spallina cadendo? Giusto, tua nepo. Giusto, snacci. O come ti è passato niente, quindi di ampiava non si più. Comunque, stavi dicendo, state zitto, Guido non sta nervoso, fra poco qua darva lo figlio. A darlo, non sta nervoso, quindi da... quindi state sì, ma come ci fa? Una mamma che avrò un figlio dopo di tanti anni, eh? Si corrono in gondola, ci spingono davanti, si abbracciano e dicono mamma, figlio, mamma, figlio, e piangono, che portarla come voglio fare. E bella sa, Mario. E bella sa. Quadretti ce lo stini che ha trovato figli, ma quando vai? Stufato. Per non ci una scopa. Come si muove il suo titolo? Il figlio di nessuno. Oppure la mamma del figlio di nessuno. Oppure la mamma addosta. Oppure il figlio che trova la mamma. Oppure il figlio di Scrove. Boh. Boh, c'è un po'. Boh, da, faccio un po'. C'è po'. Allora non ci siamo capiti. Piacere, ma vi da stare un po' zitto. Insomma, tu vedi ne pochi, ma amore, e quindi da vanno... vedi quanto sta ingaggiata, no, no. Fetò. È fatto loro, ne mancano un quarto, quanto ha trovato. Quindi ancora parliamo, i treni fanno sempre tardi. Io non lo so, ma come c'è da fare? Come andà? Io l'ho detto che non c'è la Come andà? Mi sta andando pure tu. Ma come stai? Fai tu. Come andà? Ci muovo. Tu non ti meraviglia per me. Di che cosa? No. Perché i treni, quando arrivano qua? Cioè, quando arrivano a Poggio Imperiale, meno un freno. Meno la Martolina. Come meno un freno? Che significa? Cioè, quindi che ha porto tre. Che va? Vedo la campagna, specialmente da stuperito. Cagnometro, scegne. Ci porto a busto, ci fanno un busto di cicurietto. Due sinepa, poi ci fai. Due rapeste, cioè praticamente ci fa un pane cotto. Una volta che ci ha fatto la scorta. Quindi che ha portato un treno? Ci mettono due treni. Il treno è in arrivo da Pescara, porta 2 ore di ritardo. Ma cioè... È vero, abbiamo fatto noi rapporto su questo fatto qua. Ecco. Abbiamo fatto rapporto. Io vuoi sapere tu quando l'ha finita fa la mopa. Io vuoi sapere quando tu l'ha finita fa la mopa. Tu mo che fa? Che da sera non si può più. Tu non sei buono più, quello l'ha aperto in italiano e quello l'ha chiuso. Ma come è passato? Gesù bambini, re maggi, sono passati. Ma hai detto... Che fatto lì fatta? Signora Fedora, ne voglio... Figli te sta qua. Oh, madonna. Che dici? Oh, madonna.
Silenzio. Le fataci. Sì, 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 sì. Preparate. Umanonna, come preparate. Ho tutti in fila. Preparate. No, a regia sono io. Sì. Sì. Tutti in fila. Tutti in fila. Che significa tutti in fila? Tutti in fila. Tu metti qua. Ciccio, beh, metti di là. Là, mi metti. Me. Vieni, vieni. Non facciamo aspettare un uaglio. Non mi fa aspettare. Tutti in fila. Yeah. Ma raccomando. Yes. Come Dandino! Uè! Lo posso fare tre? Sì. Tre, c'è tre, tre. Uè. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a questo giorno che ci rispecchia con me. Buongiorno a te, fatta vedere. Buongiorno a che sato, che lavora, buongiorno a te, ci mette. Stamattina la luce è tra giù e qua. Buongiorno a noi, vediamo già, che buona pure. Buongiorno da ce voce a noi, quando ne è quello qua. Buongiorno musica si tu, quando ca stima qua. La riotta la vide non mette nulla, aspettando un momento che tu ci abbraccia. L'unione dove tu mi sa, tu vuoi natale. Canta, canta, e non basta la vita in nulla, ma balla, quando storia finisce, metti a farla. Canta, 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 grazie, grazie, ma che bella accoglienza, che bella accoglienza. Mi avevano buongiorno detto che al sud sono così folcloristici. Sì, 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 sì. Grazie, grazie, veramente una bellissima accoglienza. Stato bene, piace. Ma che lei dice? Ma che lei dice? Ma ci pensi? Mannanza, tu ieri prima tu vai. Ah, donna, quando sei bella figlio mio. Mamma, mamma, quanto tempo, da quanto tempo, fatti vedere, fatti ammirare. Figlio mio, quanto sei bella, madre. Da quanto questi tempo sono lui per te. Da quanto tempo tu lui questi sono per te, mamma. Ma questi siamo noi, ma frega un figlio a mano, sì. Questi siamo noi. Abbracciami, mamma. Figlio, sei un po' zitti qua. Abbraccia. Da tanto tempo tu lo vedi. Quanto sei bella, mamma. Oh, mamma, attenzione. Vieni che te la presento. Ah. Se tu non mi fai manco parlare, figlio mio. È figlio mio. No, poi ci dice, figlio, madonna, quasi bella, figlio mio. Ah, è un modo di dire. Fetora. Fetora? Giovanotto, dopo ti spiego. Giovanotto, venite un po' qua. Venite un po' là. Allora, gli so Don Felice Cicerchio, lo patrone di sta casata chiede di corona. Pieno? Sono un amico intimo di tua madre. Ah. E sono onorato di riceverti di linda stu casetti pieno di corone una da volta. Brava. Pieno? Di corone. Corone, corone. Caro figliolo, corone. Devi sapere che tua madre è qui. Questa è tua madre. Cine, cine, questa è mamma. Ma. Tu si parla fatto, ma. Ma. Evviva mamma, ma che bella signora, mamma,
Mamma, dopo tanto cercare ti ho trovato. Ma dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa, perché sei così fredda? Quando freddi è perciò parola. Mamma, ma non ti fa piacere vedermi? Ma come no, figlio? Incontrarmi. Solo a vederti a quando sta sviluppando. Mario. Tracci, lo ha fatto qua. Non faccia Mario. Quanto facendo così. Gioisci. Dico cosa. Le dite che mi nascono un fiore. Le dite che mi nascono un fiore. Ma quando hai visto la sinoccia, non faccio che cattere con io. Questo ha fatto tua giungla, fa. Quanto si bello fatto. Ma chi giraffa ce l'ha sempre. Ma non capisco che cosa stanno dicendo. No, stavamo parlando io e lui. Io e Fedor stiamo parlando. Fedor, finisci la musica. Me? Voglio? Qua. Mo lasciamole un po' da solo. Perché qui tenne da dice 25 anni da senza mente. Senza vicino, facciamo questo favore, Cine, lasciateci solo almeno 10 minuti, guardate, facciamoci parlare poco. Sparpagliamoci. Fedora, mi raccomando, sparpagliamoci. Ma perché ci dobbiamo sparpagliare? Fedora, è successo. Questi capisci pure sti parole, sparpagliamoci. Figlio mio, tu la scusas qui parlano a cucina, intanto sono struito. Capito? Non capisco tanto, no. Però... Figlio mio, dimmi. Madonna, quando si parla, figlio mio! Io ando a sentire poco cucina a me, io ando a sentire poco cucina a me. Fammi sentire uscete. Madonna, 23 anni. Ma dove si state? Che ha fatto? Dimmi, che fa? Chi ti ha cresciuto? Chi ti ha lavato? Da quella vita? Dimmi. Mamma, piano perché non capisco. Come capisci che significa? E qui parlate in... Un dialetto! In dialetto. Figlio mio, in se ci parlate. Figlio mio, qua la brucina parliamo così. I torinesi milanesi qui ci hanno adeguato. Ma ci dispiacciono tutte cose, potremmo fare, ma lo brucinese è da romane. Va bene, farò questo sforzo. No, mi dispiace, tu mo cerchi di metterci un po' più d'attenzione, figlio mio, capito? Ti stavi dicendo, tu da dove vi? Allora, io vengo dal nord. Ah, un nord. Sta lontano un nord, no? Il nord Italia, il centro e il sud. Gli figli miei tu devi tenere con me. Ma non è stato conto, non è stato possibile. Sono venuto e ti hanno portato via. E non ne mai saputo niente da te. Quando ti sono venuto a trovare, figli miei, mi dicevano... Che tu gli vestiti alla vetta da un'altra famiglia. E lui. E un sindaco mi ha detto pure che io mi aveva scordato te perché non poteva vedere. Non mi ha detto la possibilità di vederti, figlio mio. Ma credo, figlio mio. Mamma. Oh, madonna, che dolore. Ti prego, non parlare del passato. L'importante è che ci siamo ritrovati. Io e te. Quante cose ti vorrei dire, mamma? E dimmi, mamma, dimmi tutto quello che avevo. Aspettate 23 anni, ma vedi che posso aspettare da poco. Di a mamma, di. Fammi sapere, come stai la vita tua? Stai da bello? Stai da buono? Allora, mamma, ascoltami. Sono un po' emozionato. Ma dei figli miei. Io... sono stato molto fortunato. Perché rispetto a tanti altri bambini, abbandonati, maltrattati, violentati, lasciati così per strada, sono stato preso subito. Cioè, appena mi hanno portato dove? All'orfanotrofio. Chi è l'orfanotrofio, figli miei? È un posto dove vanno i bambini che non hanno dei genitori. All'orfana?
orfano. E come tu i orfani, io sapevo. Allora, mamma, sono stato portato lì. Mi hanno portato lì. Come una così è morta? No, no, questa cosa non me l'hanno detta. Però sono stato fortunato perché sono stato adottato da una famiglia per bene. Ho studiato, ho un lavoro che mi permette di vivere agiatamente. Ci vede da come stava studio, figlio mio. E sono stati i miei genitori che mi hanno detto tutto, mi hanno spiegato tutto. Allora i miei genitori. E soprattutto che ero stato adottato da loro. Mia madre mi ha detto che non sapeva dove tu fossi, chi fossi, ma insomma è andata così. Adesso siamo insieme io e te. Ma che dici, figlio mio? Mia madre, io sono mamma. Io non volevo lasciare, figlio mio. La vita mia è stata facile. Tu la capì. Io lo saccio solo io che hai fatto per trannanza. Mamma, scusami se ti interrompo. Ma sembra che stai abbastanza bene. Con quel tuo amico... stretto, stretto, stretto. A proposito, perché amico? Come significa? Perché amico? Sai, una cazzo lo sapevo questo. Perché stiamo uniti da poco tempo, che qua avesse è un periodo di prova. A questa età un periodo di prova. Che età? Ah, questa età? Come c'è sta età per la prova? No. Sai, hanno fatto un concorso dell'insegnante. Stavano quindi 80 anni. Cacciamo la beve da fuori. Che avevano ancora trovato. È vero. Hai ragione, mamma. Hai ragione. Perché io fino a mo, figlio mio, mo ti dici tutta la verità. Prima che lo sapevi da là, te ce le dici. Che cosa mi vuoi dire? Io fino a non sono stato quello che ha pensato tuo figlio mio. No. Io sono stato una femmina. Che tanta crona anche. Ma insomma, cioè, hai un titolo nobiliare. I crona. Rispettate e volute bene da tutti. Tu si scema, no? Qui ti vado a sapere, Cazzo, sapere un cazzo che te ne che fa? Quindi come è venuto cucito cucina da lì? Fatti i cazzi tuoi. Sì, non la vedo io. Tu la vedo tu. Figli miei. No, io ho già due mamme, non sono tuo figlio. No, ci dice a cucire qua. Va bene. Mamma, te state sempre aspettate da sto paese. Accampate 23 anni aspettando sto momento. Che è stata accampata? No, non capisce tanto il dialetto. Stata... Vedo uno, no, è stata accampata. Come insomma? Non è stato al camping? No, 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 no. Sì, mi sta. Qua tu camping? Accampata tutto questo tempo qui ad Apricena. Indiana e sheriff non ce ne sono. Qua non esistono. No. Minne capisce. No, no. Io ho detto solamente che tua madre qui ha fatto tutto per la speranza di incontrarti. Oh. Bella italiana, io so studiare. Ho studiato, da pazzenacci. Hai studiato? Dove hai studiato? Quel giorno è arrivato. Ah. E sei arrivato tu. Io mi volassi da solo. E continuate il discorso. E tu? Ciao. Ciao. Bella a te tu. Figli miei, non hanno passato un operatore che ti hanno portato, sta qua. Ma...
È molto simpatica questa tua amica. No, è vivace, vivace. È vivace, sì, sì, sì. Però ha studiato. Ha studiato. Comunque, io non voglio sapere del tuo passato, di cosa hai fatto, cosa è successo, dove hai vissuto, se sei stata accampata, non lo so, non lo so. Figlio mio. Io so solo, mamma. Che sa, figlio mio, che sa? Che ti ho ritrovato. E il resto non conta. Ma va bene. Ci siamo ritrovati, il passato, accampato. Mamma, allora, quando si balla. Ascoltami, mamma. Dimmi, dimmi. Io so che ti voglio tanto bene, però non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò, o resterà soltanto un momento d'illusione. E domani poi ti rivedo ancora. Mamma mia, tu sei davvero, ma io non te l'ho mai detto. Non è squallido provarci, abbracciarci e ritrovarci. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Ho aspettato il momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto poco. Questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui e non solo. Stare sempre con te in compagnia. Dal momento che saremo insieme aspetterò quel bene che era mio. E non so se sarai tu davvero o forse solo un'illusione. Però adesso son felice, vedo te e penso a una canzone. Dolce più che posso, come il mare, come il sole. Questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io. Oggi sono io. Oggi sono io. Figli me. Amor mio, chi te parte dentro il cuore, so solo io. Invece chi sonnetta disgraziata, tra noi due, amor mio, amor tuo, certamente più nessuno a mezza luna. Tu, tu sei tu, questa cosa che già dalla sa giù. Ora mia, il cuore è tuo, pena mia, bene è tuo, e sperata solamente da tutti. Ma Gesù se va, e ci spia pure. Bene la vita mia, cora mia, cuore tuo, bene mia, bene tuo, quanta tempo che aspettate solo a te, se te da tre tua morte i chiagnè. Ma tu ci stai, cora mia, cuore tuo, bene mia, un figlio mio. Quante te aspettai, quante te aspettai.
Hanno festeggiato il ritrovamento! Sì, sì, dobbiamo festeggiare! Tracete tutto quanto! Nella casa di Don Felice c'è Cerci! Hanno festeggiato il ritrovamento di sto creatore! Cresciuto! Come ti chiami tu? Oh, piacere, Andrea! 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 Andrea, tu fa come se stessi alla casa tua. Grazie, grazie, grazie mica. Chi trece nella casa di Don Felice è un padrone. Tu ti metti a tuo agio. Questo mi ha spicciato, ci ha spicciato. Ma spicciato, ma per da, al ritrovamento. Me, che dici Don Felice, posso chiamare tutto quanto? Sì. Uè, che mi. Uè, Don Felice. Ti raccomando. Uè, qua sta pure il comandante, ancora per sasci una parola fuori posto, se no gli li rompo le corna di voglio. Non ti preoccupare. Ti raccomando, valla a chiamare, va e fallemi qua. Vabbè. E lei può sedere tutto quanto, Don Bri, descantare. Nanna dice niente. Manca una parola. Ha capito? Sì, ne capito. Va, vai. Vai, vecchia. Vieni. Don Bri. Non ti preoccupare, che a 24 cornutilla la rosate pure io. Ma grazie, io perciò ti fatto venire qua. Non ti preoccupare. Perché la forza pubblica perché se parla vuole... qualche parola, i porta in galera tutto quello. Oh. Non ti preoccupare. Andrea? E allora? No. Andrea. Come Andrea? Andrea. E femmina. Come? No, è maschio. Pure un uomo da una cagnetta. Gli ti aveva chiamato Pasquale. Pasqualino. Quando io mi piccino di Pasqualino? Che tu vuoi? Mario ci vuoi mettere Pasqualino che Andrea? Andrea? Pasqualino è l'accoppiamento da Pasqua e Lino. Cioè Pasqua, Pasqua e Lino, i cosi di Lino sul letto. Tutte queste cose qua. Andrea? Andrea. Come una cosa... per questo ci diciamo, Movendre. Fedo, ma che cazzo dice, Fedo? Com'è un uomo che ha un cristiano? E t'hanno un bel gioco. Ci chiama Andrea, basta che è un buon uaglio. Andrea. Avanti. Allora, mo, Don Felice e Mariuccio al centro. A un centro qua? Qua. Tu no, cucina a mamma, io cucina a Don Felice. E noi dove c'è a mamma? Dove cazzo vuoi tu mettere tu? Facitici una fotografia. A posto. Avete organizzato un party. Don Felice. Voi? Che cosa? Io avete che chiamare i cristiani. Qui tu sapete tutto a della porta che avevano Tu la facetta? Sì, non ho detto tutto go. Falli tracito. Frievene, pareva una patatina. Tracito. Salve, salute. Buonasera. Sì. Sono buon giù, ma sono amici. Buonasera. Mariuccia, ti ha fatto lo dindù. Che pozzo ne c'è. Effettivamente. Mariuccia. Questo giovane è figlio. Bello giovane. Quanto bello fa. È vestito come una confezione da fagioli. Piacere, terzo cliente. Non lo capisco. Piacere, terzo cliente. Ah, piacere, Andrea. Dannaccino. La Frey, gli hanno qua, figli miei, Allora. Siccome sono venuti sigarette, chissà qualche due tre stasi. Sembra ancora di sigarette. Degli amici un po' particolari. Comandato. Ehi, da Marò. E mo' da porta. Zitto. Muto, manca Marò. Per favore. Non puoi. Vai tranquillo. Qui non si fuma, dici. Allora, Don Felice basta e ci dici. Qua dentro non ci fuma. No, non fuma. Nadra che sta cosa di sigaretta. Perché se no ci imbuzzanisce l'ambiente. Mo, amma fanno un bello brindisi. Sì. Rapì qua. Rapì. Don Felice, questa è la buona.
Cosa? Questo qua è alla buona, bro. Questo è brindisi alla buona, alla buona. C'è! Forza, forza! C'è, dopo pulizzo tonda. Forza, forza, prendiamo. Beh, a questo da noi si dice alla salute. Anche da noi, alla salute. Prendiamo il ritrovamento. Da noi. Ma... La salute, la stessa cosa. La salute, alla salute è la nostra, salute. E la nostra. Beh, Andrea. È fresca ancora? Andrea, raccontici qualche cosa, insomma. Allora, Fedora, Andrea, impegnati un po'. Andrea. Cioè, sto fatto non mi piace. Cioè, Andrea, tu sei maschio, Andrea. Ma ti dove... Andrea. No, è Andrea, non è Andrea. Andrea, raccontaci qua. Come tu viaggi, come tu racconti? Tutto bene? Sì, tutto bene. Il viaggio è stato abbastanza confortevole. Grazie a te. A proposito, Andrea. Grazie a te. Grazie a Dio. Andrea, a proposito, tu da dove vieni? Dall'aldilà? Dall'aldilà? No. Io vengo dal nord. Dall'aldilà. Come ci dici? Un nord non è l'aldilà. È là. È là. È là. È là. È là. Si è messo al di... Beh, allora, va bene. Vengo dall'aldilà, diciamo così. E allora? E cosa posso dirvi? Sono scapolo. Senza impegni. Vacantio. Sono vacandio. Da noi si dice vacantio. Vacandio, come no, come vacantio. Lui. Vacandio. Vacandio. God. Come Fedora. Come Fedora. Niente, quindi sono vacandio. Guadagno bene. Il viaggio è stato abbastanza confortevole. È andato bene. Ha fatto un bel viaggio. Tranne l'ultimo pezzo, però. Sì. Quali è? Quando siamo entrati abbiamo superato il confine Molise-Puglia. Che succede? Non ne parliamo. Pure tu. Non ne parliamo. Vicino Foggia. Vicino Foggia. Il macchinista. È successa una cosa inaudita. E che è successo? Il macchinista. Era inaudito. Non sentiva. No, inaudita. Non udita. Zitta. Inaudita, cioè inconcepibile. Ecco. E niente. Ferma il treno di colpo. Ed è sceso. E dove è sceso? E dove è giù? Allora, c'erano tante ragazze, sì. Mezze svestite. Lui si è avvicinato a Stivaglio. A queste ragazze, sì. E si mette a parlare con una di loro e poi sono spariti. E dopo che è successo? E quanto tempo è mancato? Beh, una mezz'oretta. Infatti, comunque dopo lo vediamo tornare tutto arrossato, paonazzo e soddisfatto. Dream, dimmi una cosa. Cose dell'altro mondo. Ma questo macchinista per caso ne avevi capito biondo? L'occhio celeste, tre belli avni, poche troppe tannazze per caso. Sì, le sembianze erano molto simili. Ace. Chi è? Perché si chi c'è da pescare? Andone Gaggio. Ah, lo conoscete? Scende da un treno. Lo conoscete? E scende da un treno e giù di là. Sì, è sceso dal treno e è andato... Da queste ragazze, però io mi chiedo, ma chi erano queste ragazze? Lo ricordo, Fedora, che era il tratto Foggia-San Severo. La statale 16. La statale. Sì, la statale. Che erano di femmine? Sì, c'erano queste ragazze. Fedora. Non capire che ha detto. Dannaccino. No, scusami, perché devo chiedere a mia madre chi erano quelle ragazze? Che significa? No,
Io volevo dire, quando sono andato con mamma, siamo andati a Foggi con lo Sciaraballo. Con che cosa? Col Sciaraballo. Ah, siete andati a un ballo, a una festa? No. Spiegaci tu. Don Valerio, spiegaci tu. Contraì. Sciaraballo, chi è? È un corriere postale che prima portava le persone con il cavallo. Comunque, un mezzo di trasporto. Un mezzo di trasporto. Ecco. Mamma, visto per un... Da cosa serve Don Valerio? E di chi piace che so questi qua? Ma capi? E dacci chi so questi qua? Chi la so? Ma... So scrufo, figli me. Quindi che stanno sopra la strada, da. So scrufo. Scrofe. Ma da noi le scrofe sono non zoli maiale. Zoli maiale. A Catanu le scrofe sono aticos. Come se fossi un escort. Ah, le escort. Escort. Qui diviene donna lesi. Come la macchina, escort, no, quello che chiama Forda, eh. No, la macchina. Madonna, no. Come ci ha da fare? Ma che mi avete messo qua, dite a me? Non lo so. Vabbè. Non lo so. Dipende dai modelli. E quindi sono delle escort. Figli miei, molto voi dici una cosa, figli miei. Qui di da, stanno da sotto le acque bene. A chi vuol passare qualche momento felice con loro? Poveracci. Capito? A chi vuol perdere pochi di senso, so femmine svendurete e spesso, anzi, ti dice pure ci sa, nel 99% dei casi state pur certe che quelli non volevano fare il mestiere, ma sono state condannate perché l'hanno costretta, l'hanno minacciata e rimettere a me la lei. Questo... A cui ti dà. Questo è un problema attuale, purtroppo. Però tu come fai a sapere tutte queste cose? Come faccio? Come faccio a sapere queste cose? Ci vuoi sapere che sono sti discorsi? Tu sta zitta, non hai di questi sono chiacchi che ci posso fare. State zitta, finisci. No. Finisci. Non so chiacchiere che ci posso fare questa. Mo, state zitti tutti quanti. Gli hanno qua, figli miei. Mo ha da sapere tutta la verità. Oh, tutta la verità te dice, figli miei. Sì, Mario. Ciù. Una tavola di essere ci mette a mezzo. Vedo. Statta zitto. No, statta zitto tu. No, litigare. Dove gli annerai? Dove gli annerai? Campanelli. Pure sa ditte quello che ha detto. Tanto prima o poi aveva sapere la verità. Ma che verità? Ma sapere la verità. Ma che verità? Niente in italiano. Tu, tua madre, André, tu vuoi dici che hai essere stata sempre sensibile. Ha sempre tentato di aiutare i cristiani. Tutti. Qua. Come l'aiutate? Tutti. Allora mamma, di che verità parli? Se hai aiutato queste ragazze, questa gente bisognosa, questa cosa ti fa onore. E questa di te. Ah, vuol dire che hai un cuore nobile. Viene di corone. Santa subito. Santa subito. Santa immediatamente. Sapessi quanta sigaretta mi ha fatto fumare. Nobile cuore. E pure qualche altra cosa. Dannacine! Vaffanè, io no! Da stare un po' che zitto, no! Ma sei tu un galera! Poi devo fare un suo sugare per fare una! Ma vedete che qui! Non ti preoccupare! Sono un po' irrequieti questi vostri amici, però io non ci vedo chiaro, Allora, sembra che... No. Non ci vedo chiaro, è un modo di dire dalle nostre parti, va bene? Allora, io... vorrei capire un po' qualcosa in più. Sembra che mi vogliate nascondere qualcosa. No. E chiunque ma la colonna muccia qua. No. Allora, figlio mio. Treo, no. Sentimene poco a me, mo. Sì. In so quello che pensate.
in zona femmina per bene come ti hanno presentato questi qua e come mi sono presentati. Io mi sono trovato in da numero di voi. E per campà, figli miei. Chi è fatta? Beneficenza a tutto qua. Specialmente sto periodo. Che è Natale. Ha fatto tanto lavoro. A Cagnetta fate io una continuazione. Non è stata mai disoccupata. Te tutti i marchetti. Bene. Non come qualcuno di voi che c'è la mattina quando può fare il biglietto DJ amico a casa. No, lei no. No. Niente. Ma dice la verità pure perché è un mestiere che facevi. Figli mio. Ha sempre fatto niente, figlio mio. Cris non è mai stata. No. Beh, è un mestiere. Bene, antico. Dai, allora. Non ha conosciuto alti e bassi, no. Allora. Insomma, figli mio, te stavi dicendo. Il ne fa tua femmina buona. No, no, Mariuccia, no. Questo non lo dici, per esempio. Noi, quando me ne ha mancato a te, avevamo sempre, cioè, teniamo sempre grande piacere quando me ne ha mancato a te. Ma come ti permetti? Mariucci, moglie, è la signora di Don Felice Cicerchi. E chi la tocchi, sua da vedere che me. E pur comandante. E che me. E che me. Avete capito? Mamma, mamma e voi tutti, mamma e voi tutti, che cosa mi state dicendo? Che mia madre non è stata una donna a modo, è stata una donna di facili costumi. No. Mamma, mamma, dimmi che non è vero. Non è vero. Dimmi che non è vero. Yellow è. Non è vero. Yellow era, figlio mio. Significa non è vero. E io che mi sono dannato l'anima per trovarti da nord a sud. Non è possibile. Dicevano bene i miei genitori. Attento, Andrea, attento. Potresti incontrare delle sorprese. Vergognati. E anche per questa messa in scena, tu e il tuo amico Felice Cicerchia. La mia valigia, per favore. Dandimo la valigia, dandimo! Io speravo di avere una mamma vera, una mamma come tutte. È uguale. No, una mamma vera, una mamma come tutte, per vivere con lei tutto il tempo possibile. Ma figlia mia, ma... Rifarci di ciò che non avevamo mai vissuto. Addio. No. Addio a tutti voi e continuate pure la vostra farsa. No. Addio, sogni di gloria. Addio, castellinaria. Appena il manubio ce ne giù. No, io ma sto fatto Don Felice, ci basta Cicci, un po' fri. No, Cicello, non lo sapeva. No, mo ci pensi Don Felice? Andreo! Ecco mamma. Io lo sapeva, vle ditti che non poteva funzionare sto fatto. Mariuccia mia. Felice. Mo. È morto pure a speranza. No. D'altronde, diciamo come è lo fatto. Io ho premio usta. Perché hai te la vita lo vende come me. Ma che dici? E questi è. Ma perché ce l'ha detto? Gli è venuto talmente liscio senza un dumbo. Mario. Dove sta? Don Felice c'aveva ragione. Ma chi ti ha detto a te che ci aveva raccontato tutte queste cose? Mario, ha sbagliato a San Giovi Vatici, Mario. Sbagliato. E perché se un giudice vino aveva sapere da qualche nome? Ma non è da chi l'aveva Secondo Vurmo aveva sapere, no? Noi non avevamo aprito bocca. Secondo Vurmo aveva sapere. No! Ha visto quindi come pensare subito di fatto come Evena. Qui da studiare, come che ti dice come fu?
Andrea. Andrea, sei tornato. Andrea. Vai da mamma tua. Don Bli è tornato. Andrea. Che non servizio. Com'è, Andrea? Quanta mela ti hai fatto, Andrea? Mamma, Fedora mi ha fatto capire tutto. La tua non è stata una vita facile. E questa vita ti ha portato a fare tutto questo. E lo ero. Non sei stata fortunata come me e tante altre persone. Ma io voglio dirti che ti voglio bene. Pure i figli miei. E non ti voglio perdere un'altra volta. Figli miei, che contente cuore che mi dai. Io non ci posso pensare. Ma vedi che cazzo ti ho combinato io. Grazie, Fedo. Don Grazie che mi ha portato a questa via. Don Felice me lo stronzo, l'hai caputa da così. Sì. Andrea, mamma te ne più quella di una volta e quella di mo. Da oggi in poi è la mia signora. E la signora di Don Felice Cicerci. Don Felice Cicerci. Cicerci, proprio Cicerci. Sì. Grazie a tutti quanti, voglio. Soprattutto a te, Andrea. Che si tornate a questa vita perché ha capito. Quando te desiderate, figli miei. Quando ti avete trovato. E mo ti vuoi conoscere. Ti vuoi scoprire. Voi essere quella mamma che non state per tanto tempo. Che vuoi trovare? Ascolta. Sì, che sei tutti quelli che vuoi dire. Ascolta di te. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, sempre accanto a te sarò, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Ascoltami bene, tu mi vuoi, allora cercami di più, tornerò, solo se ritorni tu. Sono stato impulsivo, me ne andavo lo so, ma non volevo farlo, è più forte l'onore che ho. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, per un po' di allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, abbracciami e stringimi, sono con te, tu prendimi e accarezzami. Adesso sì, tu mi dirai che sono l'uomo che aspetti. Mamma, ascoltami te. Io mi terrò la sicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Non vivrò più di questa clandestinità, per sempre non vivrò. No, mai più avevi la clandestinità. Mai. Quale? Ma quali lo saccio solo io lo saccio quando ti aspettate. Potesse scuffolare l'uomo, figli miei, ma tu mostra sempre con me. Sempre con me a sta. Mamma, io ho detto che sarò sempre vicino a te. Ma non come pensi tu. Io ti sarò vicino col cuore. Sempre. Ma la mia vita è al nord, dove ho vissuto, dove ho un lavoro. E soprattutto
non posso tradire i miei genitori adottivi. Perché se sono così, è anche grazie a loro. Ma la mia mamma sarai sempre tu. Un favore ti chiedo. Cambia vita. Unisciti a Don Felice. E se Dio vuole, avrai quella felicità che non hai mai avuto. Sì, ti capisco. Io ti capisco, figlio mio. Ti capisco, io sto così. Perché loro danno la vita. Mica te la vedi. E loro danno la trennanza. Né giusto. Né giusto che io, se mi da questa via, ti tengo con me. Dopo che qui ti hanno sofferto e ti hanno allevato come un figlio di guerra. Però, e fa come ha detto tu. Sì, sì. Sempre se Don Felice lo vuole. Ma figurati che lo vuole. Sì. Me cucciò che Don Felice. Io aspettavo solo a te. Lui quando ne passate. Ma da quando ne ricevuto da lei. Come piangevo. A me mi pareva di morire. Proprio di morire. Da lunedì a tu sabato sono state le 5 ore. Più brutta la vita mia, quella attesa che ti mangiava di. Oh, madonna mia, non ci posso pensare, non ci posso pensare, figlio, non ci posso pensare. Andrei. Cinque ti aspettate, affacciate innanzi alla porta, ma tu arriveva mai. Tutta la gente mi dice quando è rossa la ferita e io pensavo sempre a te. Quando me l'hai fatta sto sempre qua vicino a me e tu giuro non se leva mai tradita gli sette, perché quando tu sta ferito non sa me, ma meglio se conviene a star l'ambita o cadermi a basarti giù per sempre. Deberá sonhar em volta dos patuais, cugina meia, a luta marca no chão. Tinha um teste patente quando a lágrima caduta, mas se sempre a te me portavo un ripensiero ma non volevo fuori da qua e più è da abbandonarla a tradirti a farla perché quando ti sta a fuggare tu sapevi ma meglio se tu non vieni a stallo a vita o cadere in tal tu puzza amore mia come a fa a dirti questa casa qua e proprio amore tua sta mangia a me per non amore aiuta. Però, basta parlare del passato. Però, figlio mio, poca te di quella. Scusami un po'. Fedo, la dove sta? Fedo, gli hanno pure qua. Ci è, gli hanno pure tu. Eh? Quello burtellone di marito, da dove sta? A dove sta? Giù già lo, gli hanno pure tu. Però, vedi una cosa.
ma quando la vita ha saputo papplutta stufa, quando la vita ha saputo mastrichià, vle proprio dici, care amiche mie, ma quando si te scruffa, dici per sapere, quando l'amore mio com'è a fa, che me poteva rassegnare, è proprio bocca tua, sa qua che me, amore mio per noi. E adesso è doveroso fare dei ringraziamenti alle acconciature Maria Napolitano, al trucco Tina Vocale e Antonella Merlino. GM Service Matteo Grifa, tecnico audio luci Antonio Coronato, assistente di palco Emilio. Le maschere che ci danno sempre un valido aiuto, Dino Basile, Antonio Trapani e Lidia. Responsabili di sala, Lello Tedesco, Violano Luciano. Tecnici di palco, Peppino Vaino e Gino Sassano. E salutiamo gli spettatori di Insonnia TV che ci stanno vedendo in tutto il mondo. Il loro sito internet insognatv.it. Regia televisiva Luigi De Michele, primo cameraman Francesca Fiola. E adesso i nostri personaggi. Il primo cliente fumatore, Nicola Carfagna. Secondo cliente, Federico Gaudelli. Terzo cliente, Paolo Delfine. Il comandante, Vincenzo Galullo. Dantin Umar Giordò, Dante Caso. Cietta, serva tutto fare, Nicola Lauriola. Andrea, il figlio ritrovato, Marco Isola. Teodoro, Giovanni De Lorenzo. Fedora, Gianni Giovanditti. Don Felice, il presidente della PAC, Michele Zuffrano. Mariuccia, autore di questa bellissima commedia e direttore artistico della PAC, Mario Milone. Le suggeritrici, Rosaria Lauriola, Marisa Manupelli e Tina Marchesano. No, a Tina Marchesano il grazie glielo diciamo noi. Glielo diciamo noi della PAC. Grazie, veramente grazie per la tua disponibilità. Ah, boh, perché parlo così? Invece qua. Allora, signori, io con tutti i miei amici spero solo che... Perché ogni tanto c'è il botto? Allora, è Natale, diciamo. E ci spera. Allora, chissà sui Maya. No. Allora, niente, volevo solo dire che quando ho scritto il copione quest'anno, l'ho scritto perché volevo parlare di qualcosa di socialmente utile. E io penso che questo sia uno dei problemi seri della nostra società. Perché quelle donne di cui si stava parlando qui sopra, molto spesso sono costrette da altre a fare quel mestiere. Però permettetemi una piccola riflessione, perché è tardi e bisogna chiudere, che
La vera prostituzione non è quella di quelle donne. La vera prostituzione è la nostra quando ci prostituiamo per il miglior offerente. Praticamente facciamo Oscar credenza. Oscar credenza. Signori, auguri a tutti! Buon Natale e felice anno nuovo! Grazie per essere qui con noi! Grazie. Arrivederci! Ciao lassù, la galleria, ciao! Ciao ragazzi!